Allora, direttore, mi procederà l'appello, grazie. Andino, Stadio, sì. Benassi, presente. Cancano, Carbone, Carlos, Cerponi, Giancio, Copano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Mattaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lecci, Nozzi, Matronola, Poli, Steritano, Tredicine, Filo, Villano, Petrotti. Consigliere Carlona, allora, presidente, chiederei l'inversione dell'ordine del giorno perché per l'urgenza arriva l'aeroporto di Ciampino che richiede un parere in una certa data. Presidente. Allora, sono presenti 19 consiglieri più il presidente, sono assenti 5 consiglieri di cui uno il consigliere Carlone giustificato. Prima di procedere sull'ordine del giorno del consiglio, invito tutti, ieri è scomparsa una persona, Gianni Borgna, che diciamo è stato un protagonista della vita politica, ma soprattutto della vita culturale della città di Roma per tanti anni. Quindi chiedo al Consiglio di fare un minuto di raccoglimento in memoria di Gianni Borgna, comunicando a tutti che oggi verso Campidoglio c'è la sala ardente fino alle ore 16. Altrimenti di approvare in una seduta legittima un
una risoluzione importantissima che ha una scadenza obbligata entro il 28. E quindi ciò che mi sento di sollevare sul regolamento è che la convocazione del Consiglio, Presidente, ex articolo 51, al comma 3, prevede la previa convocazione della conferenza dei capigruppo. Tale convocazione, Presidente, non è avvenuta e dunque questo Consiglio si configura come illegittimo e andremo anche su Ciampino ad approvare dei provvedimenti non validi e illegittimi. La delibera, oltretutto, sulla sala consiliare era passata in commissione. Essendo passata in commissione, avrebbe dovuto fare un percorso ordinario al primo consiglio utile ordinario di giovedì, cioè ieri. E in mancanza di ciò sarebbe dovuto andare a giovedì prossimo. Quindi, a partire dall'articolo 51 che regola la convocazione del consiglio e a comma 3 prevede la previa convocazione dei capigruppo, ritengo che sia urgentissima una sospensione del consiglio per riunire il capigruppo e stabilire una nuova convocazione. Oltretutto, se si adducesse, come si è fatto attraverso scambi epistolari, il motivo che la convocazione doveva avvenire entro 10 giorni in quanto richiesta da consiglieri come autoconvocazione, uno, ciò non è più valido per il motivo che nel frattempo la delibera era passata in commissione e doveva fare il percorso ordinario, due, non si sarebbe dovuto mettere all'ordine del giorno la risoluzione su Ciampino nel caso in cui eravamo in convocazione straordinaria sull'argomento in oggetto, ovvero la delibera sulla sala consiliare. Per queste ragioni, ritenendo illegittima la convocazione, chiedo la sospensione del Consiglio e una capigruppo. Grazie consigliere Tutino, credo che la richiesta del consigliere Tutino non debba essere accolta, in quanto per favore consigliere Tutino, io lei ha parlato e io non l'ho interrotta, mi faccia rispondere. Mi faccia rispondere, no? Credo che la richiesta, intanto il Consiglio è legittimamente convocato e quindi non c'è nessuna convocazione di carattere. C'è il regolamento di, per favore consigliere Tutino, il regolamento lo conosce lei, lo conosciamo noi, lo conosco. Il regolamento è scritto. Consigliere Tutino, la prego, mi faccia rispondere. Comunque, io non ho ancora consentito nessuna richiesta di registrazione del Consiglio, perché non mi è stato chiesto formalmente. Quindi prego l'intente che sta riprendendo per essere di sospendere, se non dopo aver chiesto alla Presidenza l'autorizzazione. Grazie. Chiedo l'autorizzazione alle riprese se può mettere in votazione tra i capigruppo. Consigliere Tutino, per favore. Chiedo l'autorizzazione alle riprese. Allora, c'è qualche capogruppo contrario? Se nessuno è contrario, la ripresa si può autorizzare, grazie. Siamo lì, c'è il regolamento. Allora, il Consiglio è legittimamente convocato la convocazione rispetta alla lettera, il regolamento che noi abbiamo adottato, che dice che la seduta di Consiglio è stata convocata ai sensi dell'articolo 51, comma 2, su richiesta di 5 consiglieri. Espressamente nella trattazione. Per favore, un po' di correttezza, consigliere Tutino. Io non l'ho interrotto. Espressamente nella trattazione della proposta di deliberazione sulla sala consigliare del municipio ex nono. In questo caso, lo stesso articolo dispone che la seduta debba tenersi entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. In questo caso il Presidente non ha l'obbligo
di convocare la conferenza di capigruppo in quanto l'iter è tassativamente previsto dal regolamento. La convocazione non può ritenersi straordinaria in quanto non vi è più distinzione tra nello statuto e nei regolamenti vigenti tra sedute ordinarie e straordinarie. Per quanto riguarda infine la natura della proposta di deliberazione, essendo questo un atto di indirizzo politico, non necessita, così come previsto l'articolo 49 del TUA, di parere di regolarità tecnica. Quindi l'iter che diceva il Consiglio non è necessario. Chiedo la lettura del comma 3 dell'articolo 3, cioè successivo all'articolo comma 2, consigliere Tutino. Esatto, tutti ci abbiamo il regolamento, non c'è bisogno di mezzo. E io ne chiedo procediamo con sull'ordine del giorno, presidente. Presidente, sull'ordine del giorno. Presidente, chiedo la parola sull'ordine del giorno. Prego, consigliere Tutino. Poiché rischiamo di approvare in maniera illegittima una risoluzione importante su Ciampino che ha una scadenza, io richiedo che la risoluzione su Ciampino venga discussa oggi, ma in un consiglio a breve, possibilmente anche eventualmente straordinario di stato d'urgenza, da convocarsi nella prossima settimana. Al massimo giovedì si è ancora in tempo per la scadenza che è entro il 28 febbraio, altrimenti rischiamo di fare un grosso favore all'ELAC andando ad approvare una delibera che rischia di essere illegittima in un consiglio illegittimo, presidente. Allora, consiglio Pino ha finito i suoi interventi, ripeto, il consiglio non è illegittimo. Io ho inserito il secondo punto all'ordine del giorno su richiesta del Presidente della Commissione che ha trattato l'argomento, consultato il capigruppo se era possibile dare il consenso di inserire nell'ordine del giorno questo argomento vista la scadenza. Ho ricevuto il consenso dei capigruppo su questo, nessuno ha espresso parere contrario, quindi ho ritenuto opportuno integrare l'ordine del giorno perché non avevo la contrarietà manifesta dei capigruppo. Quindi per favore procediamo adesso sull'ordine del giorno, presidente. Agente e basta, agente e penso. Sull'ordine del giorno, nel caso in cui è un si tratta consiglio di dire, un consiglio straordinario, è anche vicepresidente Riccardo. Appunto. Ho un dovere di tutti noi abbiamo il dovere di rispettare le norme. Il dovere istituzionale di garantire la legittimità di questo consiglio. C'è il direttore che ha tutto questo dovere, che è quello di chiedi al direttore se questa convocazione è legittima. Prego, direttore. Poi chiudiamo la grazie direttore, possiamo procedere. Prima di nomino quali scrutatori della seduta i consiglieri Caccamo, Vitrotti, Trevicina. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'aula previa comunicazione al tavolo della presidenza. E presidente, sull'ordine del giorno. Per favore, consigliere Pino, sull'ordine del giorno. Consigliere Pino, allora, faccio condurre il consiglio. Sull'ordine del giorno le chiedo alla mia socio, al collega Coglia, se il consiglio è considerato legittimo, mi associo al collega Coglia nella richiesta di inversione dell'ordine del giorno per l'estrema urgenza.
urgenza e se il consiglio è legittimo, poi se vuole intervenire lei si scrive. Per favore, se il consiglio è legittimo, mi associo alla richiesta del collega Toia di anticipare la discussione su Ciampino. Va bene, allora c'è allora, questa richiesta di inversione dell'ordine del giorno, vorrei sapere se c'è qualche opposizione a questa richiesta di inversione dell'ordine del giorno? Se c'è qualche consigliere che si oppone a questa richiesta dell'ordine del giorno, lo dica e mettiamo a votazione. Il consigliere ha ritirato tale richiesta, che non è la allora, scusate, credo si stia facendo forse in maniera inopportuna o parecchia confusione. Allora, consigliere Colli all'inizio della seduta mi aveva richiesto l'inversione dell'ordine del giorno. Allora, siamo preparati con questa richiesta, consigliere Colli? Scusi Presidente. Un attimo solo. Conferma? Allora, c'è qualche consigliere che si oppone a questa richiesta dell'inversione dell'ordine del giorno? Scusi Presidente. Noi capiamo l'esigenza del consigliere Coia e siamo disponibili a portare avanti sicuramente, a votare naturalmente il dispositivo che ha presentato il consigliere Coia, anche nella maniera più veloce possibile. Chiediamo al consigliere Coia, se è possibile, di, quindi anche la nostra presenza in aula sarà opportunamente, no? Opportuna, diciamo, nella discussione della sua proposta. Chiediamo di tenere così i punti all'ordine del giorno, avendo personalmente e a nome degli altri consiglieri espresso la volontà di votare quel dispositivo. Quindi le chiediamo di non forzare diciamo, la mano nel chiedere l'inversione della consigliere Guaglia. La mia non vuole essere una forzatura sicuramente, non vuole essere porre all'attenzione del Consiglio un tema che è sicuramente caro ai cittadini, in particolare una parte del settore. La mia esperienza mi dice che, visto il tema trattato nell'altro punto all'ordine del giorno, con i buoni propositi uno parte bene, però non si sa come va a finire, e questo potrebbe impattare anche sull'altro punto all'ordine del giorno, perché uno parte con i suoi propositi, poi può succedere che abbandona l'aula e viene a mancare il numero legale e non si può più trattare il punto all'ordine del giorno. Per questo motivo, pur dispiacendomi, insomma, non prendetela come un fatto personale, non posso ritirare l'inversione del punto all'ordine del giorno. Allora, richiesta di inversione dell'ordine del giorno proposta al consigliere Coglia, c'è l'opposizione del consigliere Pellizzari, metto in votazione per alzata di mano se il consiglio è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? Prego. Prego. Chi è contrario? Allora, 7 favorevoli, 11 contrari, la richiesta di inversione non è accolta. Procediamo con la discussione. Sto conducendo io il consiglio, per favore. 11 contrari all'inversione e... Io detto che chi è favorevole all'inversione? Servono 9. I contrari 11. Ok. Scusate un attimo, ti facciamo una votazione. Allora. Allora, chi è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno? Chi è contrario? Grazie Presidente. Non ho capito, facciamo queste buffonate in aula, ma non ho capito, ma cosa stiamo giocando? Scusate,
per forza le cose si vanno in questa direzione. Per favore, consigliere Ciancio, la prego. Prego, non prego nulla. Consigliere Ciancio, la prego. Oggi. Allora, chi è il contrario all'inversione? Allora. Allora, l'inversione è accolta. Allora, quindi procediamo con la discussione del secondo punto all'ordine del giorno. Chi è che presenta? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto ringraziamento anche al gruppo che hanno consentito di porre all'attenzione e alla valutazione del Consiglio la proposta di risoluzione che perviene da un lavoro non lungo ma intenso effettuato in Commissione. I colleghi consiglieri Coglia e Rossi e Coglia hanno predisposto una proposta di risoluzione e hanno consentito l'avvio della discussione proficua in Commissione per ciò che attiene la contrarietà al piano di contenimento e all'abbattimento dei rumori dell'aeroporto Pastine di Ciampino. Vergogna! Il 1 luglio del 2010 si è celebrata una conferenza dei servizi promossa dal Ministero delle Infrastrutture presso la Regione Lazio, nella quale, sentendo tutte le amministrazioni locali e anche gli aeroporti di Roma, è stata definita la cosiddetta impronta acustica del territorio, che ha portato aeroporti di Roma a una mappatura dei conflitti del territorio per ciò che attiene la tutela sia ambientale, la salute dei cittadini, quindi del crollo di discesa degli aerei. Nella scorsa consigliatura l'ex decimo municipio aveva adottato una mozione, il presidente Pro Tempore si era adoperato a fianco dei movimenti dei cittadini che erano nati per contrastare l'aumento dei voli indiscriminati che c'è stato a Ciampino. I comitati dei cittadini erano lamentati allora, ma le amministrazioni locali poi hanno ripreso questa forma di protesta che c'è stata, perché effettivamente i voli su Ciampino, grazie ai low cost e quindi con i piani disposti da ADR, quindi aeroporti di Roma, erano aumentati esponenzialmente, dai 700 voli dei primi anni 90-2000 sono passati circa 7000 negli anni 2010, per cui l'incremento dell'utilizzazione di questo scalo è sotto gli occhi di tutti. E che cosa ha portato la conferenza dei servizi del 2010? Ha portato intanto aeroporti di Roma a dover disporre un piano, quindi una zonizzazione della mappa, sia per quanto riguarda la rumorosità che la tutela ambientale dei territori, adempimento che l'aeroporto di Roma in effetti ha effettuato secondo le tempistiche e le norme. In base alla legge regionale del 2001, infrastruttura quindi di trasporto, predispone questo piano, in base al quale poi le amministrazioni locali debbono esprimersi entro 90 giorni. La particolarità della previsione normativa legislativa regionale prevede che in assenza di espressioni da parte delle amministrazioni locali interessate, il piano si intende approvato. Da qui c'è stato rigurgito da parte delle associazioni, dei comitati che noi abbiamo raccolto, grazie insomma, alle sollecitazioni che ci sono pervenute attraverso il gruppo del Movimento 5 Stelle, che noi abbiamo rielaborato la risoluzione, e si sono svolte alcune importanti riunioni, la prima il 4 e 5 febbraio la Commissione Capitolino Ambiente ha convocato tutti gli attori interessati alla problematica, compresa la nostra Presidente, anch'io ho partecipato a quella riunione, nel corso della quale tutti i referenti si sono espressi in maniera contraria, quindi negativamente sul piano
piano di risposta delle porte di Roma, perché le norme, le previsioni in esso contenute sono state ritenute insufficienti per la salvaguardia della salute dei cittadini interessati. E al termine del dibattito, nel corso del quale hanno preso la parola i referenti dei comuni di Marino e di Ciampino, che come ho detto hanno espresso la contrarietà, ma anche i tecnici di Appalazio, nonché i rappresentanti di Legambiente, del Comitato per la riduzione dell'impatto acustico dell'aeroporto di Ciampino. Tutti i pareri sono stati contrari e al termine della riunione la quarta commissione ambiente capitolina ha espresso formalmente il proprio parere contrario all'unanimità delle forze politiche. Il 10 febbraio il Consiglio Comunale di Ciampino ha deliberato sul non recepimento del piano, quindi una deliberazione formale. Il giorno 11 febbraio si è tenuta, sempre sull'argomento, presso la Regione Lazio, una riunione della sesta commissione ambiente della Regione, nella quale tutti gli organi di prossimità delle amministrazioni locali, tutto il nostro municipio, hanno ulteriormente espresso questa contrarietà. È notizia recentissima del 14 febbraio che anche la Giunta Capitolina, nella riunione della commissione era presente anche l'assessore Marino, la Giunta Capitolina ha rigettato il progetto proposto dalla Porta di Roma, ponendo la questione ora all'attenzione dell'Assemblea Capitolina. La nostra risoluzione ritengo che sia opportuna, perché noi siamo, diciamo, il municipio, l'organismo di prossimità che è più vicino alle esigenze dei cittadini, che abbiamo prontamente raccolto, e vuole sollecitare l'amministrazione comunale attraverso il sindaco, la nostra presidente, affinché questa seduta di assemblea capitolina si concretizzi davvero e entro il 28 febbraio, termine per il quale, insomma, poi scadrebbero i 90 giorni canonici previsti dalla legge regionale del 2001, affinché anche Roma Capitale, nel suo organismo massimo di rappresentanza che è l'assemblea capitolina, esprima il suo parere contrario. La risoluzione prevede anche che il sindaco, quindi Roma Capitale, si faccia interprete in tutti i tavoli che saranno istituiti per la definizione del piano nazionale in discussione, un tavolo di lavoro nel quale il municipio ovviamente vuole essere presente, per la salvaguardia della salute dei 15.000 cittadini che sono interessati ai voli dell'aeroporto di Ciampino. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Poli, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi. Consigliere Coglia, prego. Ruberò solo un minuto. Naturalmente ringrazio il Presidente per la esauriente spiegazione, per la collaborazione che c'è stata in Commissione su questo tema importante. E naturalmente il piano degli aeroporti di Roma presenta molte lacune. Poi, diciamo, spostava il problema allargando la platea, insomma, interessata sia dal problemi di inquinamento che di insonorizzazione, perché voleva in qualche modo veicolare il traffico in modo differente, allargando la zona di impatto. Questo è naturalmente inaccettabile, lo hanno ribadito il Comune di Ciampino, i tecnici, l'Assemblea Capitolina, e mi fa piacere perché laddove c'è, come dire, la convergenza di tante forze al fianco dei cittadini, il Movimento 5 Stelle risulta, perché è una vittoria di tutti. Grazie. Signor Tutino, prego. Grazie Presidente. Allora, questo di Ciampino è un provvedimento importante anzitutto perché siamo un organismo territoriale e dobbiamo ai cittadini questa risposta. In termini di tempo siamo gli ultimi a fornirla e per fortuna siamo arrivati con un consiglio legittimato ex post, non legittimo alla sua, diciamo, al momento dell'appello, ma legittimato ex post per consenso, e arriviamo quindi ad una risoluzione su questo che badiamo bene, c'è non solo l'aspetto
come giustamente rilevava anche il collega Coglia, dell'insonorizzazione, perché l'ENAC l'ha puntata, diciamo così, l'ha puntata in caciara dicendo state tranquilli, vi metto i doppi vetri e sposto i muri sul Ciampino. Quindi lavorando un po' con le peggiori tradizioni italiane di spostare il problema e di nasconderlo e scaricandolo su altri. Ma a parte questo giochetto, che veramente non avrebbe risolto il problema, perché avrebbe e costringerebbe gli abitanti di Ciampino comunque a chiudersi in casa dietro questi vetri insonorizzati, la cui reale efficacia in questo ambito è tutta ancora da vedere, ma non avrebbe risolto il problema che tra l'altro richiede ancora una legislazione a livello nazionale da venire, non avrebbe risolto il problema dell'inquinamento ambientale da particolato, che sappiamo essere un inquinamento gravissimo, una grossa fonte di mortalità e che si disperde in aerosol su tutto, diciamo, su tutta la zona di Ciampino e riguarda poi non solo la zona di Ciampino, ma si sposta anche molto oltre. Quindi, come abbiamo anche sottolineato nella risoluzione che è stata preparata in una maniera molto efficace in commissione, e quindi su questo rilevo ancora una volta l'importanza del lavoro che è stato fatto in questa commissione, che è stato estremamente collaborativo, estremamente partecipato da parte di tutti e gestito con una regia importante e estremamente accorta da parte del Presidente della Commissione Poli. Avendo rilevato questo, dico che è stato giustamente messo in risoluzione il fatto che il problema va risolto attraverso uno spostamento dei voli da Ciampino a Fiumicino. Questo risolverebbe sia il problema acustico sia il problema dell'inquinamento ambientale da particolato. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Tutino. Altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Era opportuno che si arrivasse a questo passaggio a seguito della conferenza di servizi del luglio 2010, dove fu impostata la questione dell'impatto acustico rispetto al cono di discesa che coinvolge i comuni limitrofi al nostro territorio, ma una fetta consistente del nostro municipio. Una fetta oltretutto che si trova già in condizioni di disagio su ben altri fronti e anche rispetto alla decentralità di questi quartieri rispetto all'amministrazione centrale, e quindi che nel corso degli anni, anche in seguito alla proposta di accorpamento di questo municipio, è sempre risultata una delle fette più a disagio dell'ex decimo municipio. È un tema sentito dei residenti di quei quartieri, ma è un tema sentito anche da tutta quella parte di comitati, mi riferisco ai comitati offline, che comunque si sono mobilitati nel corso degli anni, affinché avvenisse questo passaggio perché l'amministrazione non poteva più essere silente nei confronti di questa proposta. Il piano che fornisce ADR di Roma non può essere metabolizzato da parte dell'amministrazione centrale, perché ripariete ancora una volta un inquinamento preesistente che non si limita soltanto al cono di discesa acustico, come è stato anche detto dal consigliere Tutino, ma anche rispetto a un inquinamento effettivo e reale di cherosene che viene immesso nell'aria e che si disperde poi in particelle dell'ossigeno che respiriamo tutti. Per cui è opportuno che venga approvata questa risoluzione, è opportuno che venga dato il parere contrario del sindaco al piano portato da ADR, che è stato già espresso il 5 febbraio scorso dalla quarta commissione ambiente, la medesima commissione che ha approvato il rifacimento dell'almone in questo periodo. Per cui la commissione ha effettuato un lavoro meticoloso su questo, e ringrazio il Presidente.
presidente Poli per essere stato il testimone di questo passaggio, e auspico l'approvazione di questa risoluzione e un atto conseguenziale in tempi strettissimi, come l'amministrazione centrale finalmente possa dare il parere contrario a questo piano. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Non sapevo che stava con la. È approvato con 18 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. Allora, passiamo alla. Torniamo al primo punto all'ordine del giorno. Si può rivotare? Per favore. Gentilmente, perché prima si è rivotata la prima volta. Scusate. Non abbiamo sentito purtroppo. La votazione è avvenuta. Grazie. Scusi, ma poi prima Va bene, consigliere Ciaccio, per favore. Allora, torniamo diciamo, al primo punto all'ordine del giorno. Comunico che sono stati presentati alla proposta due emendamenti, uno soppressivo e uno aggiuntivo. All'altro poi verranno esaminati. C'è una comunicazione da parte della Presidente del Consiglio che per impegni istituzionali non può partecipare. Se Presidente, lo conto ce l'hai conto quello? No, se spiega. Ne sto parlando. Sto parlando. Scusa, sono tutte volte veloce, ho capito. Allora, la Presidente del Municipio per impegni istituzionali quando ha un incontro con il Presidente della Regione Zingaretti non può partecipare alla seduta. Procediamo con la presentazione dell'atto. Chi interviene? Chi presenta l'atto? Allora. Sì, grazie. Consigliere Belisario, grazie. Grazie Presidente. Ho comunicato. Prego, prego, Presidenza. Prego. Allora, consigliere Pensario, prego. Sì, grazie Presidente, anche per la sua conduzione di questa mattina che era comunque una conduzione in pace di questo Consiglio, quindi anche vicini, giugni, tanti. Consigliere Pensario, prego, mi raccomando per favore.
No, 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 prego, un pochettino di silenzio. Prego. E quindi noi la ringraziamo. E come l'inversione dei lavori è stata trovata ultimamente dal Consiglio, noi abbiamo chiesto al Consigliere Coglia di manifestare nelle parole che ho espresso un po' di fiducia, ma mi è dispiaciuto che non crede nella volontà e nei buoni propositi dei consiglieri, dei suoi colleghi. Comunque, questa delibera è stata, ahimè, dovuta portare in corsa in fretta e furia perché era in atto lo smantellamento della sala consigliare, ancora in essere sala consigliare, quindi a tutti gli effetti sala consigliare del settimo municipio del Senoro, a tutti gli effetti appartenente agli organi politici, ovvero a tutti noi, ovvero alla comunità territoriale, che va da Porta Petroia fino a sotto Trasiati, perché Presidente, noi siamo l'espressione massima della volontà popolare. Qualcuno si dimentica in maniera troppo spesso e anche in maniera erronea che quest'Aula consigliare esprime anche quegli elettori che non hanno votato, quindi parliamo di oltre 30.000 abitanti. E ho trovato insieme ad altri colleghi abbastanza impropria l'atto che si stava perpetrando, cioè la dismissione del luogo più alto della politica, che è l'aula consigliare del settimo municipio. Io ribadisco, è del settimo municipio essere. Allora siamo dovuti correre ai ripari nel formulare questo dispositivo. Lo statuto e anche il regolamento sia del Comune di Roma che dell'ex Senoro, penso dell'ex Decimo, prevede che siano istituite, oltre che le consulte, anche i consigli municipali dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, che hanno trovato nel passato, nelle passate consigliature, una valvola di rappresentanza, cioè in queste istituzioni, nell'aula presidiale. Noi abbiamo avuto questi consigli di bambine, delle bambine, dei ragazzi, rappresentare delle problematiche inerenti al territorio dell'ex Nord. Anche le consulte, anche i sindacati e anche la parte politica ha trovato nell'aula consigliare del settimo municipio della conferenza di Lascia luogo dove rappresentare istanze, dove rappresentare problematiche, dove intervenire, dove confrontarsi. Ed è stato un luogo molto importante. Ho fatto riferimento nel dispositivo, insieme ad altri colleghi, abbiamo fatto riferimento a quello che succede, che avviene negli altri municipi che sono stati accorpati con la delibera numero 8 del 7 marzo 2013, e anche gli altri municipi hanno adottato un principio, non dico di salvaguardia, perché sarebbe una cosa diciamo che non rende merito, ma un principio di senso, che era quello di formulare di convocare i consigli sia nell'ex primo municipio che nell'ex 17° municipio, così anche le commissioni. Questo è avvenuto anche nel municipio secondo, che è stato accorpato tra il secondo e il terzo, le commissioni svolgono a via Croito e i consigli svolgono invece nell'ex
Un punto fondamentale della delibera riguarda anche l'aspetto prettamente economico. Troviamo anche da sotto il profilo economico che tale smantellamento porti a uno spreco di denaro, perché l'aula consiliare è un'aula che è datata nelle sue fondamenta, è datata nei suoi muri, no? Ma tutto quello che riguarda poi l'apparecchiatura sia fotica che elettronica, per il voto, addirittura un dispositivo per vedere i voti contrari favorevoli, cioè è all'avanguardia ed è costata i soldi. E oggi non troviamo opportuno spendere in vano soldi per smantellare un'aula rappresentativa della volontà popolare per poi ricostruirla, non sappiamo destinarla a chi, non lo sappiamo. Leggo a testimonianza, discuto con il direttore attuale che io stimo tantissimo, ringrazio la sua presenza, la testimonianza dell'architetto Di Giorgio, che era il suo predecessore, non perché era stato già rappresentato allora, prima che il direttore voce che venisse qui, era stata rappresentata questa urgenza degli spazi adibiti agli organi politici. Quindi era stata già allora da parte del vecchio direttore una nota, quindi mi scuso, ma con il massimo rispetto leggo l'ultimo capoverso. E rappresento inoltre che l'ex, quindi è rivolto al Presidente del Consiglio Villa, che l'ex sala consiglio presso la sede di Aronato Portifiocca per le sue caratteristiche può costituire opportunamente sistemato un ampio ambiente utile per incontri con la cittadinanza dell'ex domicilio, mentre appare totalmente inadeguata per l'attività lavorativa dei dipendenti. Allora, questo io l'ho letto, ma personalmente può interessare anche poco, perché sono dell'idea, come penso altri colleghi, che la politica ha il compito di individuare le linee guida del municipio, della popolazione, e poi queste linee guida vanno comunque eseguite. Da marzo ad oggi è cambiato l'era nel municipio settimo, o attuale, se non ex decimo, perché è in atto la ristrutturazione organizzativa del municipio, che il direttore sta facendo in maniera egregia, ed è sta portando comunque a un sostanziale, almeno io lo reputo così, ma per visione e anche per, diciamo, voce unanime, un sostanziale spostamento del personale dall'ex nono all'ex decimo. I dirigenti hanno abbastanza qui, abbastanza là, qui e là. Le segreterie sono state, da quello che so io, non vorrei sbagliare, ma quasi smantellate, se non smantellate, perché sono dei segretari che andranno presso altre comunità organizzative all'interno anche dell'ex nono. Quindi si sono liberati parecchi spazi, quindi e altri spazi sono liberi da quando il consiglio dell'ex nono municipio è decaduto, ovvero negli spazi ubicati nell'edificio di Pino Roberto. Non so se tuttora, oggi, ma c'è una stanza che era del presidente Lumbi, è adibita al magazzino, ma non so se adesso l'ho fatto tutto, la stanza che è stata data adesso a una della maggioranza dell'opposizione era stata adibita al magazzino,
e la stanza dove stavano gli informatici è tuttora adibita a maiale. Allora, diciamo che noi siamo favorevolissimi da sempre affinché i dipendenti abbiano gli spazi idonei sia qui, che anche nell'edificio dell'ex Nono, ma che poi, diciamo, gli spazi che abbiamo visto che ci sono, quindi i dipendenti sicuramente avranno gli spazi adeguati per prestare almeno signorina a noi al cittadino. E finisco e concludo la l'amministrazione della Camera facendo menzione che la risoluzione numero 5 del 18 marzo 2010 votata dall'ex non ufficio chiedeva l'assegnazione dell'edificio dell'AMA e dell'ufficio giardini dentro Villa Lazzaroni nonché gli spazi connessi al mercato produttivo, sempre perché praticamente nel 2010 si pensava di essere come ex loro e quindi si chiedevano altri spazi per una migliore organizzazione. Io sono sicuro e vorrei essere smentito prossimamente perché mi fa piacere per i dipendenti e anche per noi, se è stata fatta dalla risoluzione numero 5 qualsiasi atto che chiedeva all'AMA, l'ufficio giardino, di consegnare i locali citati in quella risoluzione, perché fare una risoluzione e poi non predispone gli altri per chiedere, diciamo, scusate la tecnologia, poi diventa fuffa, diventa capa straccia. Io vorrei che qualcuno mi smentisse domani, io sono contentissimo che sono stati fatti degli altri per chiedere questi locali. E così anche per quelli che adesso sono in discussione. Scusa. Non faccio niente per tutti. Sapendo che ci sono gli spazi sia per i dipendenti, sia per gli organi politici, e quindi siamo stati insieme, svolgendo comunque il proprio lavoro, perché anche noi abbiamo bisogno di un comprensore stampante per collegare la prima vera. No, di qualcosa. Facendo riferimento che tutti hanno bisogno di lavorare come fanno gli assessori, come fa la Presidente, che ancora l'ufficio dall'altra parte, penso che anche noi dobbiamo, e anche la popolazione, della rappresentanza dell'ex. Grazie consigliere Pellisario. Allora, chi vuole intervenire, consigliere Roccia, prego. E volevo dire, nella commissione regolamento noi avevamo inserito negli articoli che abbiamo preparato e che siamo prossimi a mandare per il controllo agli uffici e al direttore, la sala Maria Teresa di Lascia come sala consigliare nell'ex non, per presidiare politicamente anche quella parte del territorio. E l'abbiamo inserita già da mesi, quindi non è assolutamente una speculazione di recente. Nessuno ha avuto da ridire nella commissione, pur essendo presenti la maggioranza dei capigruppo, perché ci sono tutti, e nessuno, ce ne sono tanti di capigruppo nella commissione regolamento. Quindi diciamo l'abbiamo fatto insieme, l'ho mandato per le eventuali osservazioni, correzioni eccetera, nessuno mi ha fatto presente che probabilmente non era il caso di inserire la sala dell'ex nono nella disponibilità del Consiglio. Quindi diciamo quando abbiamo saputo dello smantellamento, smantellare una sala è un atto definitivo perché poi non si può ritornare sui propri passi. Non ci sembrava opportuno. Io ho anche parlato con i dipendenti, li ho chiamati in audizione a novembre quando loro ce l'hanno chiesto, ho parlato di nuovo ultimamente con i dipendenti, non mi sembra che siano assolutamente impegnati a contendere la sala consigliare, quello che vorrebbero magari è utilizzare gli spazi che al momento sono stati abbandonati e non vengono utilizzati.
credo che si possa trovare un modo per convivere tutti quanti, cioè lasciare un posto, un presidio alla politica, perché quel territorio, che è molto diverso da questo, ha bisogno di essere presidiato. Sia i cittadini ma anche i dipendenti hanno bisogno di una presenza, perché si sentono abbastanza abbandonati. Quindi credo che poi, se nel futuro le cose riusciremo a sistemarle in un altro modo, sarà anche possibile che per quella sala si faccia un altro progetto, ma il progetto dovrà essere condiviso nel Consiglio, dovrà essere elaborato insieme ai consiglieri, dovrà essere un progetto utile per tutti e deciso da tutti, e non un progetto che magari sarà anche buono. Io non so qual è il progetto che si ha su quella sala, però nessuno ne sa niente, e quindi faccio presente che nel futuro regolamento quella sala sarà considerata sala consigliare. Ha chiesto all'inizio della seduta. Allora, buongiorno a tutti. Allora, come iniziamo? Torniamo indietro un po' col tempo. Qualcuno prima ha detto che non abbiamo rispettato il regolamento, che il Presidente non ha rispettato il regolamento, pertanto questo Consiglio non era giusto, questo Consiglio non è stato convocato nei termini e nei modi prescritti dal regolamento, pertanto non riteneva giusto e valido quello che si stava discutendo. Io vorrei ricordare al consigliere che ha fatto l'intervento con molta forza, con molta proprio determinazione, visto che si è anche preparato sul regolamento, di quello che è successo quando ci presentammo qui, tempi o sono, con Allende, articolo 58. Me lo ricordate? Vi ricordate che successe in quest'aula, che all'improvviso scoppiarono i tumulti perché il sottoscritto si opponeva all'articolo 58, perché non era l'articolo 58 prevedeva una procedura d'urgenza che riguarda eventi eccezionali, ma non certo il nome a questa sala. Poi, dopo di questo, è successo quello che è successo e abbiamo continuato a perseverare sulla mancata applicazione del regolamento. L'AGA, altra cosa importante, anche lì il sottoscritto ha detto chiaro che non andava quello che si stava decidendo, però a colpi di maggioranza, a colpi di occhietti, a colpi di alzare le mani, siete riusciti a far passare anche l'AGA. Andiamo, salto tutte le varie volte che la Fantino non è venuta perché non voleva venire, perché giustamente non poteva scendere alla Torre d'Avorio, scendere in mezzo a due poveri mortali, poracci eletti così con 300, 400, 800, 1500 voti, no. Lei sta là sopra, grazie a voi, voi del PD, non a voi del Servo, voi del PD, perché se era soltanto il Servo. Grazie al PD, grazie che adesso sta dimostrando quello che sta succedendo, i cittadini portati dal PD, però, noi cittadini portati da sé, i cittadini portati dal PD, da quei due presidenti, anzi tre presidenti che non hanno voluto fare marcia indietro, almeno due, adesso quattro presidenti. Scusa, grazie signori. Quattro presidenti che ognuno si pensava di essere sicuro di se stesso, e questo avete creato il mostro. Adesso questo mostro. Signora Madonna, non le permetto di parlare in questo modo. Aspetta all'ordine del giorno, per favore. Avete creato questo mostro d'avorio. Questo mostro d'avorio che ecco quello che sta. Allora, avete creato questa onnipotenza, posso dirlo così, si dice, okay. E vi sta dimostrando che ci sta sviluppando, io l'ho detto in tutti i consigli, oggi è una dimostrazione ancora più lampante di quello che sempre detto. Poi, sempre ritornando al regolamento, andiamo a parlare degli ordini del giorno. Ricordate il preventivo quando si faceva il preventivo, così lo chiamavamo, la spesa di previsione, non chiudere. Cosa è successo?
mi sembra che furono respinti gli ordini del giorno, nonostante il regolamento che prevedesse, non sono stati convocati i capigruppo, consigliere Tutino, i capigruppo non sono stati convocati in tre occasioni. Andiamo avanti. Quando abbiamo fatto l'AMA, vi ricordate che ho sollecitato e vi ho dimostrato e vi ho detto, signori miei, questa delibera non può passare, perché all'interno della stessa ci sono cose che non hanno niente a che vedere con l'AMA, con la raccolta differenziata, cioè spostare, cioè dire all'AMA pulite, togliere l'erba dai marciapiedi quando si parlava di raccolta differenziata, e invece voi ciecamente, non è offesa, non sto offendendo il tiro, quindi sta calmo il tiro, sta molto calmo. E andiamo avanti. E anche lì, la vostra presidente, quella che voi avete portato, giustamente, ha detto no, bisogna andare avanti. E andiamo avanti, e siamo andati avanti. Adesso ritorniamo, scendiamo un attimo per terra, per piedi in terra, e vediamo che è successo in questi giorni. Io sono rimasto molto, molto, ma molto meravigliato che la Presidente, dopo 8 mesi, mi chiama carissimo, gentilissimo, mi scrive una lettera, mi dice gentilissimi capigruppo, scusate, ma chiedo che venga posticipato, mi ha chiamato Zingaretti, e io devo andare per Roma Capitale, gentilissimi, non ci ha mai tirato, mai. Allora, questa volta, siccome l'argomento è importante, non ci chiede di posticipare il consiglio sull'aula, sullo smantellamento dell'aula, fa invertire l'ordine del giorno, può da Ciampino alzi e da che se ne va. Ma quindi non era talmente così importante partecipare all'assemblea, non era. Cioè, la Presidente è stata via per un impegno istituzionale. Quindi, allora, non faccia situazioni che non hanno luogo. Ci sono indietro con le prese, signor Presidente, gli faccio un passo indietro. È stato chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, giusto? Allora, se la cosa era importante, siccome era stato garantito alla maggioranza che si sarebbe votato anche Ciampino e non avrebbero abbandonato l'aula, per quale motivo il nostro Presidente ha consentito l'inversione dell'ordine del giorno? Poteva tranquillamente dire, calmo, dopo quando mai poteva fare, poteva dire tranquillamente, Presidente Villa, mi dispiace che non ho chiesto l'ordine del giorno, la prego, mandi avanti la discussione sul primo ordine del giorno. E mi consenta di fare un intervento per chiarire a tutti quanti, non tramite lettera o tramite carissimi o gentilissimi, a tutti quanti quali sono i motivi e le motivazioni che mi hanno spinto a fare questa direttiva da parte del direttore, informando lo stesso direttore che secondo me, no, non voglio dire non sapete quello che parlava, ma non ha visto neanche il progetto, e quindi avrebbe avuto un altro effetto anche da parte dell'opposizione, che avrebbe detto sì, effettivamente quello che sta dicendo la Fantino ci lascia un po' perplessi, ci lascia qualche dubbio, noi potremmo anche astenerci o potremmo chiedere magari una sospensione del Consiglio, valutare insieme al gruppo quello che poteva succedere, se era il caso di inserire degli emendamenti, per carità, o se era il caso anche di cancellare alcuni punti nella delibera, di integrarli, di fare quello che sarebbe stato un altro comportamento che senz'altro avrebbe trovato una soluzione più giusta e più trasparente. Invece questo comportamento, sinceramente, non so se a voi ha dato fastidio, a me ha dato molto fastidio fare un'inversione dell'ordine del giorno, alzare la mano, io non ho partecipato e mi dispiace perché la campanella non è stata suonata abbastanza forte, tanto più che in 3 non abbiamo partecipato al voto, anche se volevamo partecipare, quindi non è stato un problema che non volevamo partecipare su Ciampino, per carità. Però giustamente il consigliere Ciancio ha chiesto di votare come è stato fatto quando il presidente Villa si è sbagliato, non aveva calcolato che era votato favorevole o contrario all'inversione dell'ordine del giorno. Pensavamo che magari si poteva anche procedere al voto, però evidentemente la nostra Presidente andava talmente di fretta che non si può procedere nuovamente al voto. Venga qui questo. Ieri mi è arrivato, ieri
gli è arrivata l'ennesima mail e io da presidente, ieri mi ha chiamato, credo, mi ha chiamato gentilissimo, l'altro ieri carissimo, oggi gentilissimo, dove mi diceva le motivazioni che l'hanno indotta a fare questo, diciamo, questo stravolgimento di questa sala. E poi, tra le righe, ho letto anche, ma dice, no, sa, perché io ho l'incontro il 25 con i sindacati. Ah, bene che ci ha tenuto informati, grazie, mi ha chiamato gentilissimo, giustamente c'è dietro a me, perché a me, come agli altri capogruppi, ci ha detto sì, ragazzi, dice, gentilissimi, ho convocato i consigli sindacati, abbiamo chiesto ai sindacati perché dobbiamo vedere quest'aula che cosa ne dobbiamo fare. Beh, io lì a questo punto passo le mani. Il nostro mese, ripeto, non sono stato mai chiamato gentilissimo e carissimo, né informato né io, né l'opposizione, forse la maggioranza sì. Di quello che succedeva all'interno di questo municipio, o meno nei piani alti di questo municipio, e sono rimasto ulteriormente meglio. Rispondo a questa mail dicendo, vero Presidente, lei ha scritto che era già stata, che questa riunione da parte del Presidente Zingaretti era stata convocata da molto tempo, invece vengo a sapere che è stato convocato il 18. Molto tempo, due giorni fa. E io ho detto anche, ho scritto nella mail al Presidente, e ho detto, signor Presidente, vorrei sapere se lei ha tenuto al corrente di questa riunione il Presidente Villa. Perché se il Presidente Villa era stato informato, allora a questo punto il Presidente Villa ha sbagliato. Ha chiesto, mi dica come l'ha informato, se l'ha informato per iscritto o verbalmente. Conto verbalmente e un conto che è scritto, come ha detto oggi, cercavo le carte, vedevo che si affannava insieme alla segreteria per cercare se c'era questa cosa, e non è uscito niente, quindi per me il consigliere Villa sarà stato informato lungo i corridoi. Però una volta la diamo anche al consigliere Villa, al presidente Villa, perché è giusto che prende la porta anche lui, no, perché è una bravissima persona, purtroppo i capelli bianchi, io ancora ce ne ho pochi, però ancora non insegnano che bisogna sentire anche il rumore dell'aula, anche il rumore dell'opposizione, perché io gli dissi al Presidente Villa martedì o mercoledì, forse mercoledì, Presidente Villa, convochi il Consiglio giovedì pomeriggio, che alle 3 ci siamo tutti, non ci sono problemi e parliamo. Tanto più che io voglio portare, ho detto al Presidente Villa, un articolo 58 per quanto riguarda l'esenzione degli asili nido per il terzo figlio, ma il Presidente Villa, e questo dico verbalmente, ma giustamente lui vuol dire non è vero o è vero, scusate, cerchiamo di questo, vuol dire è vero ma non è vero, ha detto devo sentire il Presidente e gli assessori. Allora qui c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi torna. Il Presidente è stato ascoltato, cioè ha ascoltato il Presidente, ha parlato con il Presidente o non ha parlato con il Presidente? Questo è il dubbio che da ieri sera mi batte nella testa. Ma che sta succedendo all'interno di questo municipio? C'è qualcosa che non va, qualcosa che non è chiaro. Una parte si schiera, una parte che mi prende dal tracciato la parte, una parte che tira la giacchetta, cose che non sono mai successe in questi 8 mesi, 9 mesi. Anzi, diciamo che il consigliere Matrono è stato considerato sempre il critico, il rompino, quello che parla, che dice, però poi non viene ascoltato. E questa è stata infatti la realtà. La realtà è che adesso siamo arrivati al pettine, perché giusto al nord del pettine, al pettine. E ci siamo arrivati, e questo insisto, perché adesso credo che ci siamo. E allora, tornando a tutta la situazione, adesso mi chiedo perché è successo questo oggi. Si vuole smantellare una sala. Ma vi ricordate quando io ho sempre detto che il ruolo dei consiglieri è stato sminuito, che i consiglieri, lo stesso consiglio,
non vengono più presi in considerazione dal Presidente e forse anche da qualche assessore? L'ho sempre detto, non si può negare che abbia detto cose male o cose assurde. Ho sempre detto, riprendiamoci il ruolo che spetta al Consiglio, riprendiamo il ruolo che spetta alle commissioni. Questa trasformazione di quest'Aula in commissione è passata con la delibera, non è stata però il progetto reale di questa trasformazione, il progetto quanto è il costo, perché non mi si può dire sulla parola ma i soldi forse arriveranno, i soldi, e intanto il direttore fa la DT di smantellamento, ma però i soldi verrà che ci darà il comune, prenderemo la protezione, raschieremo un bidone da una parte, raschieremo il fondo là, i soldi, ma quanti soldi sono? Noi abbiamo all'interno di questo municipio un'ala che è vergognosamente, è una vergogna davanti ai cittadini che abbiano in questo municipio, è una vergogna passare qui davanti e dire questo è il municipio, è la sede del municipio, è la sede del presidente. Signori miei, non ci sono le finestre, non ci sono i muri che cascano a pezzi, noi non siamo stati in grado di riattivare almeno un'aula in questi 5 anni e in questi 8 mesi. E stiamo pensando di spostare che cosa? Di smantellare un'aula? Questo è il criterio? Cioè di lottare quei fondi, quei pochi fondi che abbiamo in altre situazioni che a noi in questo momento non interessa. In questo momento, secondo me, i fondi se ci sono, se bisogna lasciare il fondo, se il comune, giustamente, cioè, anziché spendere i soldi per la notte di Capodanno, per il Natale, senza che nessuno ci ha avvisato. Ve lo ricordate che nessuno ci ha avvisato, no? Un bel giorno sono arrivati 40.000 euro, che ci facciamo? Ci facciamo un albero, ci facciamo i fuochi d'artificio sopra il terrazzo, ci facciamo che cosa? Il mercatino culturale, ma sì, usiamo, facciamo i clown perché non è Capodanno, non era Natale, era Carnevale, con i tamburini alle fermate della metro, era Carnevale, sì. Non era, perché qui si sta confondendo Aulin, ho detto bene? Scusate, io parlo in francese. Si sta con i morti, Carnevale con i morti, cioè la festa dei morti. Vedo che eravate molto attenti. Bene, siamo attorno, c'è 10 minuti ancora. Sì, tranquillo, in 10 minuti ancora posso comunicare la guerra, scappare l'impegno. E quindi abbiamo preferito spendere 40.000 euro bruciati, cioè abbiamo bruciato in 10 minuti 10.000 euro sul tetto del palazzo, 10.000 euro, che fai tu? E non c'abbiamo i soldi per mettere 2 tapparelle e fare dei piedi. Ma quelli erano la cultura, ragazzi, quelli erano la cultura, hai ragione, è la cultura, perché anche questa è cultura, il fuoco d'artificio è una grande cultura, vediamo il fuoco, perché questa è cultura, per carità. Non metto in dubbio, Beato, è giusto quelli che hanno scelto questa via per dire che questa è cultura, perché per me i fuochi d'artificio non sono cultura. La cultura è diversa. Anche l'albero di Natale non è cultura. L'albero di Natale riciclato, 3.200 euro è cultura, la chiamiamo cultura e non abbiamo i soldi per chiudere 2 tapparelle o per riparare una porta. Ma quelli sono fondi stanziati della cultura. Totale stanziati dal sindaco Marino per la cultura, bruciati in 10 minuti 600.000 euro su Roma, 600.000, non è che parliamo di 6.000, 600.000, con 600.000 euro ho chiesto proprio ieri all'assessore Antonelli, assessore, con 600.000 euro quanti asili nido, quanti asili nido potevamo andare avanti?
Ma no, la prego per tenersi sostanzialmente non giocherei, per favore. Allora, ho chiesto quanti con 600.000 euro, quanti asilino ha detto meno una ventina dei posti per un anno continuare. Non ci abbiamo, stanno tagliando i fondi degli asili. Stanno togliendo l'esenzione al terzo figlio. Sì. Stanno riducendo gli orari per i bambini nido alle ore. Non ho capito cosa c'entra nel merito del punto in discussione, però, si attenga al merito del punto in discussione. Sto scatenando l'inferno. No, nessun inferno. Si attenga al merito, per favore. Allora, ricordiamo, ma perché 30 minuti pensi che parlo 30 minuti esaura? Questo è il tempo di prendere da Dio. Parla uno per 30 minuti su una delibera del genere, o sono scemo, o sono talmente intelligente come Berlusconi che può parlare per 10 ore di seguito. Io non so di Berlusconi e non sono scemo. Allora, andiamo avanti, ho 7 minuti. Quindi, ritornando a noi, abbiamo degli sprechi di soldi che purtroppo non vengono controllati, ma non vengono controllati nessuno. Le commissioni, ma che c'è stato a fare le commissioni? Qualcuno ha detto che il consiglio di oggi sarebbe stato uno spreco di denaro, ma quello è un autogollo, che si è fatto il consigliere. Io gli avevo detto non lo fare, non lo dire questo, perché gli uffici lavorano di mattina, quindi non c'è spreco di denaro. I consiglieri oggi non sono stati convocati le due commissioni, pertanto non è attinente a quello che dici tu. Ma la vera commissione che doveva trattare il problema, che doveva vedere il progetto, che doveva vedere gli importi, perché poi ti vedi un conto che tu mi porti il progetto, dici io l'ha detto, ci voglio fare, che ne so, un dormitorio per gli extracomunitari. Quanto costa? Costa 100.000 euro, non so quanto. Ci voglio fare un banco alimentare per i poveri. Quanto costa 50.000 euro? Non si può fare. Ma vogliamo portare? È ora ogni dei dipendenti del comune che qui manca, qui dentro, più volte è stata richiesta sia un nido, ma è stata richiesta anche una piccola cappellina, no? Perché visto che qui dentro ci sono centinaia e centinaia di persone, visto che la basilica di Don Bosco è lontanissima, una piccola cappellina, non è che la gente la mattina poteva riunirsi, c'è una piccola messa, ma non è che, certo, dentro qui dentro, fai una chiesa, una cappellina qua dentro. Con certe ideologie che qualcuno non sa neanche come si fa il segno della croce se fanno la sinistra, però può succedere, magari ti avrei consigliato che si fanno la destra. Allora, questo non è possibile, fare la cappellina perché non ci sono i soldi. E allora abbiamo lasciato i nostri locali che si stanno deteriorando sempre di più. Come diabolia abbiamo dato vigilanza e controllo perché sennò si deterioravano, dovevamo darli. Ma qui si sta rovinando tutto, mezzo omicidio, agli occhi del nostro presidente, e nessuno parla. Cioè l'acqua entra, abbiamo rifatto il tetto, l'impermeabilizzazione sul tetto, per non far rovinare il sotto, ma poi si sono ricordati. Guardate che sopra il tetto non c'è sta più, sta piovendo dentro, rischiamo di far crollare tutto. Non si può fare perché non ci sono i soldi. Allora potete dire. Ma noi, qua, la commissione patrimonio, che doveva, credo che doveva valutare se era il caso di lavorare su quest'aula o no. La commissione lavori pubblici, anche lei forse congiuntamente avrebbe potuto fare questo, avrebbe magari visto l'importo dei soldi che occorrevano e magari questi soldi erano stati provati di lottare magari per fare l'ala qui nel municipio. Almeno l'esterno, come il secondo un mercato, magari bello fuori, ma dentro lasciamo che magari ci avremo lavorato di più caldo e più interno, però non certo. C'ha 3 minuti conservatore, no? Quindi posso scatenare l'inferno. Allora, adesso chiudiamo la discussione per quanto concerne, perché visto che qui tanto la nostra presidente è giustamente andata dal presidente Zingaretti, io pensavo che il presidente Zingaretti venisse qua, quando ho visto la presidente ho detto oh, ma non è che viene Zingaretti qua e viene a parlare di Roma Capitale per la noi e viene a vedere questo stato,
magari vogliamo chiedergli, ma non è che ci stanno 300.000 euro, 400.000 euro per riparare un'ala, quella che guarda proprio davanti Cinecittà, che fa schifo, perché visto che Cinecittà 2 è frequentata da centinaia di migliaia di persone, quando entri, ma non è il minicino, come hai riconosciuto che è il minicino? Come? Dai finestre rotte, è questo che diceva la gente, perché lei riconosce il minicino nella sua bellezza, perché questo è, penso che sia un immobile di alto pregio, lasciarlo morire così, penso che sia vergognosamente vergognoso. Mi vergogno pure io che faccio il consigliere, la tua consigliatura, dire che non siamo riusciti sotto l'era Medici, buonanima, no, a fare quello che non siamo, che non riusciremo a fare neanche questo. Lo so, forse qualcuno dirà, no, come Medici, io Medici ho fatto la guerra, devo dire, però lo vorrei riesumare. Nel senso un minuto nel senso buono, vorrei risumarlo, perché effettivamente era una persona con la quale dovevi parlare, dovevi dialogare, anche se te rigirava, anche se lui c'aveva un corridoio privilegiato o preferenziale per alcuni atteggiamenti di quartiere, però riuscì a fare con questa, purtroppo questa nostra presidente, nostra, vedi, parlo anche per me, non ci riusciamo a dialogare, perché lei riesce a dialogare quando sta in grosse difficoltà, riesce anche a chiamarci carissimi e gentilissimi. Quindi per me io potrei considerare, per quanto riguarda, anche chiusa la consigliatura per quanto riguarda la sua gestione in questa maniera. Cioè io sono anche pronto a votare la sfiducia della Presidente, di arrivare ai 13 voti, per dimostrare al Presidente che è finito, cioè in 7 mesi, in 8 mesi, io non so cosa abbia fatto al 7° municipio, non lo so, all'ex 9° municipio, non lo so, però sto vedendo qua, vivendo giornalmente all'interno di questo, sto vedendo il suo comportamento, che effettivamente a noi non veniamo a conoscenza. Ah, è l'ultima cosa che scatena all'inferno, perché papà... Così è andato a 30 secondi, ho dato 30 minuti, 30 per favore. 30 secondi per concludere, 10 secondi non di più, eh? Ma scusate! Ha dato le deleghe a 4 persone, Iaducello ha detto che non è possibile rilasciare le deleghe, e lei che cosa ha fatto? Ha dato le deleghe senza dire niente a nessuno. Ma è la giunta, oh, ma sta giunta, ha capito? Vai, tu a tocca, attacca con l'altro. Giuliano, tocca a me. No, poi c'è il consigliere Tutino. Tocca a me. Grazie Presidente. È la prima volta che vengo chiamato nell'ordine degli interventi, e questo significa che già è una cosa positiva. Allora, caro Presidente del Consiglio, cari assessori, cari consiglieri, ovviamente il mio collega dice, ma vi siete messi d'accordo che toccate due? Sì, siamo messi d'accordo, tocchiamo dei punti diversi, ma perché è ovvio, c'era poco, cioè c'era poco, perché siete d'accordo, no? Allora rientriamo un pochettino su quello che oggi stiamo qui a discutere, perché diventa un po' singolare nel momento in cui in questo municipio per circa 8 mesi, e non dico che non voglio toccare la sensibilità degli assessori della giunta, ma non dico che non lavorate, però si produce poco di atti. È ovvio, perché comunque sia c'è un problema a monte, che è questo famoso accorpamento di cui stiamo pagando tutti, no? Dazio. Ma lo paga la politica, quindi la parte istituzionale, lo pagano gli uffici, lo paga il direttore, lo paga tutto quello che è la struttura, perché questa famosa fusione a freddo, pensata in parte o meno, comunque ormai è storia, ci rende difficoltoso tutto quello che c'è, che tocchiamo. E quindi dico che effettivamente non è neanche facile, quindi si lavora molto dietro le quinte, le commissioni vengono convocate, come si dice a Roma, a rotta de collo,
perché comunque c'è tanto da mettere insieme. Sicuramente anche la Giunta avrà, la Presidente avrà comunque da fare notevoli, affrontare notevoli questioni, però dopo 8 mesi, se uno va a vedere, c'è poco. Dice, vabbè, ma comunque noi siamo in prossimità, siamo in periferia, non è che il Comune di Roma stia facendo dei dubbi salti mortali, cioè non è che arriva un materiale, no, che ci induce comunque a dare il nostro contributo. Anzi, forse in promozione, quando io uso dire, quando uso lo slogan Fantino come Marino, non è nella parte negativa, ma vorrei dire alla Presidente di accelerare a prescindere dall'amministrazione comunale, che ovviamente ha altre problematiche, no, notevolmente più grandi. Qualcosa siamo riusciti a andare grazie a delle commissioni, qualcosa abbiamo messo in piedi, delle attenzioni, diciamo così, delle attenzioni che sono servite comunque a mettere dei punti, cioè a dire, come in diverse occasioni ho già detto, che noi cerchiamo di governare qualcosa che ci arriva e di non essere governati, perlomeno di dare un nostro contributo, come abbiamo fatto per esempio per il print di Ciampino, come abbiamo fatto per l'AMA, come abbiamo fatto per gli impianti sportivi, come faremo, immagino, su altre questioni, come faremo sul il piano regolatore delle antenne, come faremo, cioè, quindi devo dire che, a differenza dell'amministrazione centrale che è rimasta congelata, bloccata, perlomeno qualcosina, però deciccia ovviamente non c'è stata. Allora, perché non c'è stata? Perché tutto questo è figlio della problematica principe che ho detto prima, di questo accorpamento e tutto quello che insieme. Ma anche per quello che riguarda anche la microstruttura, cioè quello che ne deriva da questo accorpamento. Perché prima di far funzionare comunque un qualcosa di nuovo o di mixato, c'è bisogno di mettere in piedi tutta la struttura dal punto di vista politico e dal punto di vista amministrativo. E quindi una parte di tempo noi l'abbiamo ovviamente capita, abbiamo metabolizzata, che ci serviva anche a noi consiglieri, le commissioni serviva tempo per capire dove andare a sbattere o quali sono le emergenze o qual è il cronoprogramma da poter seguire nelle varie commissioni. Noi, dalla parte della nostra opposizione, noi come Fratelli d'Italia, abbiamo cercato sempre di essere meno pretestuosi possibili, perché poi è facile sparare sulla croce rossa, quindi se c'è già uno è agonizzante, vuol dire che tu gli dai un'altra botta in testa e finita, insomma, quindi probabilmente, siccome subiamo un meccanismo a livello cittadino che non funziona più, Roma non funziona più, quindi non è da chi ci sta, perché non può essere quando c'era il Nanno, faccio per dire, non funzionava, oggi esce il Marino, non funziona uguale. Allora forse qualcuno si dovrà domandare, noi per primi, perché siamo rappresentanti istituzionali, no, territoriali, forse è il meccanismo che non tiene più, e se non si mettono da parte certe logiche, probabilmente non si salverà niente di tutto questo, perché bisogna comunque ripartire. Non è chi fa la politica, il sistema non si sostiene, c'è qualcosa che non è in un giorno, negli anni, in diversi anni non ha funzionato, probabilmente è da qualche tempo che qualcuno si comincia a accorgere, meglio tardi che mai, speriamo di poter cercare di correggere più. Però dico questo perché mi serve proprio arrivare che su questo territorio, su questo municipio, che ricordo sempre ai colleghi è il più grande di Roma e non è un particolare di seconda importanza, abbiamo secondo me il
dovere di dover intervenire sulle problematiche di un certo tipo. Faccio esempio, perché giustamente, come diceva il mio collega che mi ha anticipato, non è che se ho parlato di un discorso di una delibera 30 minuti facendo solo riferimento a tutta la parte diciamo, dei tecnici che particolarmente io non conosco e quindi non sono in grado di dire, ma serve mettere in similitudine il risultato di questa delibera, perché se vale da questa delibera, quando poi su questo municipio ricadono argomenti pesanti dell'urbanistica, che secondo me, dico, va bene che il nostro municipio ha morfologicamente poco da dover dare, ma l'ex decimo è una bomba all'orologeria, eppure sono 8 mesi che non si parla di un quadro urbanistico. Poi dici, sai, ma l'urbanistica che te porta? 100 euro di oneri? E allora, no, te porta 100 milioni di oneri, forse riesci a cambiare pure il nome e cognomata della nascita di una persona, cioè riesci a cambiare la vita di un quartiere con quei soldi, con quegli interventi che si possono fare. Eppure stiamo ancora al nastro di partenza. Però poi si chiede lo spostamento del Consiglio per un problema che comunque può essere giudicato più o meno importante, più o meno urgente, più o meno attinente. Beh, io non ho mai avuto la presunzione di dire quale fosse la cosa più giusta anche in generale, no? Perché poi, no? Oggi io vedo nell'aula, diciamo oggi che mi rendo conto, no? Mi rendo conto con il mio modo di vedere, quindi, e non è detto che sia la cosa più giusta, però ognuno fa il suo ragionamento, e vedo un po' di tumulto che fino a un mese fa non c'era mai stato. Allora giustamente uno si domanda, ma che è successo? Perché non si parla di urbanistica, perché non si parla di AMA, perché non si parla di un piano regolatore delle antenne che serve tutto alla gente di questo quartiere, di questo municipio, non si parla di un'organizzazione ovviamente dei lavori, non so se l'urgenza, cioè questa miccia scatta per una sala consigliare dell'ex non municipio. Con tutto il rispetto, che ancora non è, vi dico come comunicano, o come ci inseriremo noi di Fratelli e gli altri, poi comunicherà la sua scelta. Però certo che è singolare, no? Cioè io non è che sono uno che comunque sta, come in altre occasioni, sta qui in questo municipio da 20 anni. Questa è la mia seconda consigliatura. Però voglio dire, non è che ci vuole, secondo me pure Stevie Wonder si accorgerebbe di quello che sta succedendo. Non so se rendi l'idea, è talmente palese. Vabbè. E là? Mezzo. No, 2 e mezzo. Vedi che non è aggiornato? 2 e mezzo, perché non è colpa mia se Bertroni si è dimesso dopo 2 anni. Allora, dico pure Stevie Wonder si accorgerebbe che qualcosa non sta funzionando. Perché dice non ci vede, giustamente, ma c'è sempre. E quindi dice, come mai da tante cose importanti adesso in questo municipio oggi c'è la necessità di portare un qualcosa di così preciso e puntuale? Bene, entreremo dopo in questo discorso che c'è puntuale, perché mi interessa molto. Ma è certo che io, l'ho detto anche in qualche commissione, mi preoccupo di questo risultato di oggi, perché qualcosa si percepiva pure durante la settimana precedente nelle commissioni. Sentivo che c'era qualcosa che si sfilacciava, per cui ho detto anche in una commissione o due, mi dispiace che tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, che il metodo utilizzato fino ad oggi dalla maggior parte dei consiglieri nelle commissioni, condividendo dei lavori, mi dolore il cuore se questo metodo venga buttato al secchio. Ma mi dolore il cuore per due motivi. Uno, perché ho sempre detto che
la presenza del 70% di nuovi consiglieri, quindi di primo pelo, diciamo così, di prima consigliatura, era per quanto mi riguarda un valore aggiunto, perché erano scevri da qualsiasi posizione, per cui potevano dare il loro contributo. E questo si è verificato su alcune situazioni interessanti. Certo, poi non è che stiamo pretendendo sia da parte nostra che da parte vostra, stiamo pretendendo un accordo a prescindere se siamo su posizioni diverse, per esempio sulle unioni civili, ci sarà da discutere, perché ognuno ha la sua sensibilità. Ma questo è l'aspetto politico, no? Che è libertà di ognuno di noi di poter manifestare. Ma su certi argomenti abbiamo avuto l'intelligenza di comunque andare nella stessa direzione. Il punto bianco sembra che questo meccanismo non debba essere lasciato al caso. Noi facciamo un'opposizione costruttiva, mi sembra che si sia capito, non la facciamo pretestuosa, cerchiamo di non farla strumentale. Certo che però abbiamo subito alcune forzature politiche. Non voglio ripetere il discorso dell'Aga, che il mio collega già ben altre volte, in altre sedi ci ha detto, raccontato eccetera, però io dico una su tutte che sono ad esempio la forzatura sulla sala rotelle. Voglio dire, nobile può essere il concetto, il merito, metodo sbagliato, però poi non mi sembra che, a differenza mia che non ho più i capelli, qualche un altro ce l'ha, vi siete strappati perché il metodo non era giusto. E quindi di conseguenza oggi però c'è una certa dose di malumore che mano a mano è andato crescendo. È normale che il problema è cercare di mettere le pezze d'appoggio, vedo che i consiglieri se parlano, e non gli interessa quello che sto dicendo, ma comunque rimane registrato, e a me mi serve questo, che rimanga registrato. Quindi il motivo che c'è un aumento di chi è appunto di questo malumore, e questo malumore induce a un comportamento sbagliato, cioè a modificare il comportamento positivo che fino ad oggi si era creato. Ripeto, sono cose che potevano essere. Scusi, no, problemi, Presidente. Hanno motivo probabilmente di guardarsi le cose, ma io l'importante che sia chiaro. Quindi dicevo che modificando, cioè aumentando il malumore, si può modificare quello che di buono è stato fatto fino ad oggi, cioè il metodo che fino ad oggi è stato utilizzato per quegli argomenti che erano utili alla cittadinanza. Ora, se è questo il meccanismo, io ripeto, per me, per noi è facile, no? Essere strumentali più di ogni altra occasione, perché comunque dire no a prescindere è uno spettacolo. Se tutto fosse così, noi diremmo sempre no, neanche senza prendere la mezz'ora, ok, o fare gli interventi. Invece a me dispiace che un lavoro fatto in questi 7-8 mesi, nonostante le difficoltà che a monte ho detto, che non sono colpa nostra, però mi sembrava un percorso intelligente. Oggi riusciamo a capire che c'è un interessamento per la sala musica. Bene, allora vengo al dunque. Io non so se questo interessamento per la sala consigliare dell'ex nono sia nato perché alcuni consiglieri, perché io ricordo che essere consiglieri vuol dire essere consiglieri di tutto il municipio, non da sola parte, e quindi credo che alcuni consiglieri non lo facciano perché sono di quella parte territoriale, lo facciano perché veramente credono che togliere quella sala sia un atto, un vilipendio alla bandiera, cioè una cosa brutta.
ci voglio credere. Però poi, cioè, non è che si può fare solo strumentalizzazione e demagogia, su altri argomenti che arriveranno a brevissimo, via Polia, come si comporterà questa aula consigliare? Perché per la sala Allende per molto meno, per la sala Allende per molto meno, ve ne siete infischiati di aver fatto una forzatura, lo dico sottovoce perché poi dopo la sentono un po' tutti, no? Ok? Ve ne siete infischiati, ok? Allora, ma questo è anche un problema che non funziona, caro Presidente del Consiglio, non funziona questa presidenza e questa aula consigliare. Lei è orfano di due strumenti che sono i vicepresidenti, ai quali non è stata data l'opportunità di poter dare un contributo, perché non ci sono anche le stanze per poter comunque dare il proprio contributo. Non c'è quel significato di presidenza che fino a ieri comunque aveva fatto la differenza e comunque dava la legittimità a questo consiglio. Oggi però vedo che anche il presidente del consiglio si trova in difficoltà, cioè vedo, noto che anche il presidente del consiglio vuole dire la sua. Bene, apprendiamo, non capisco il motivo, però non è che si è mai fatto portatore che il suo ufficio di presidenza è mondo. Non so quanto, se tu puoi dire sì, mi sono fatto, però forse se le cose vengono dette in sordina probabilmente c'è bisogno di essere un po' più chiari e di dire certe cose in un certo modo, probabilmente. Certo che se io stavo con quel ruolo, caro Presidente, quindi a casa Asina ci andava perché non trovava una soluzione, questo è certo, perché comunque ne va del rispetto dell'aula. Però va bene, oggi anche il Presidente si rende conto che qualcosa non funziona e anche i consiglianti consiglieri si comincia a aumentare questa cosa che non funziona. Bene, allora adesso l'occhio viene da questa parte, l'opposizione che fa di fronte a questa situazione? Si deve schierare? Allora non me ne è mai fregato più di tanto per certi problemi di metodo, perché qui si ragiona di metodo, nel metodo ci possiamo ragionare fino all'ultimo secondo, ma non vi siete interessati del metodo, ok? E noi abbiamo strillato in vano, oggi sempre una nostra attenzione. Che farà l'opposizione di fronte a questo problema? Ci tiene o non ci tiene all'aula consigliare? Perché io stanotte ci ho dormito, io stanotte mi sono svegliato, ho detto ma Dio, come faccio a consigliare? La levavo, Dio mio, mi figlio ha detto ma che c'hai? Io c'ho un problema, non so che fare con l'aula consigliare. Dice ma scusa, ma non è che pensavo qualcosa di più grave? Cavolo, non mettere in grave questa cosa. Allora dico il pretesto di questo può avere, cari colleghi consiglieri, può avere un senso alto, può avere un'efficacia, ma io ho proposto, come Fratelli d'Italia, insieme al collega, abbiamo proposto due emendamenti al fine di verificare, caso il caro Presidente Villa, almeno lei mi sembra, mi faccia questa cortesia. Grazie. Se no mi ci rimango troppo male. Allora, al fine di verificare se effettivamente utilizzare questo metodo di questa delibera serve a far arrivare a chi di dovere un segnale politico preciso oppure è solo un elemento spot. Ora, io sono sempre uno che crede a quello che mi si dice, per cui credo che non si stia facendo, diciamo, strumentalizzazione o non si stia alzando, come si dice, il prezzo, no? Del a 5 minuti ecco, no? Grazie. Sì, mi ricordi che l'ho preso sempre. Grazie. Quindi dico, invece che alzare il prezzo della richiesta, sono convinto che dietro c'è un significato politico. Bene,
Allora, se è vero che c'è questo sindacato politico, io sto dando, noi, Fratelli d'Italia, stiamo dando il nostro contributo. In che modo? Invece di dire, e poi lo vedremo negli emendamenti, invece di dire no a prescindere sull'eliminazione della sala, va bene? Siccome nessuno di noi ha gli elementi, va bene? E qui abbiamo il direttore, che se lo vogliamo sentire lo possiamo sentire. Nel senso che, siccome questa richiesta può essere frutto di, ovviamente, di problema di accorpamento, problema della microstruttura organizzativa, problema degli uffici, problema dei sindacati, problema del personale, certamente. Ma io oggi non lo so, ok? Io vorrei essere messa a conoscenza di questo. Io vorrei essere messa a conoscenza se bisogna intervenire su quello spazio, perché non ci sono altri spazi disponibili per poter dare risposta agli uffici. Ma vorrei sapere prima quanti uffici devono essere presenti nell'ex non municipio, visto che qui nel decimo giriamo tutti, non mi sembra che ci sia neanche una sedia libera e mi sembra che qui ci si lavori al 100% della funzionalità. Allora, io vorrei prima capire che funzionalità deve avere l'ex non municipio, quale competenze deve avere e quali uffici devono stare lì. Dopodiché, avanza solo la sala consigliare? Bene, se trova a togliere la sala consigliare. Non avanza solo la sala consigliare? Non servirà a togliere la sala consigliare, perché abbiamo 300, 400, 1000 metri quadri di uffici disponibili per fare tutto quello che serve per i sindacati, per il personale, la politica, per tutta la gente che può andare lì dentro. Allora, questo è il messaggio che vi sto mandando, cara maggioranza, dicendo, prima di dire no ed essere no e chiedere solo quello che si vede davanti, cerchiamo di vedere quello che c'è dietro il muro, cerchiamo di usare un metodo, va bene? Ed anche quello è di io che sto da quest'altra parte, perché a me più litigare e più mi fa comodo. Ma siccome abbiamo, tra virgolette, sposato in questi 7-8 mesi delle cose positive che non vanno a vantaggio nostro, vanno a vantaggio della cittadinanza, ok? E noi dovremmo essere orgogliosi per quel poco che riusciamo a fare, per i pochi mezzi che riescono ad arrivare. Io dico, se ci interessa il metodo, allora alziamo l'asticella, non facciamo, no, come il salto in alto 1,92 m, saltano tutti 1,92 m, 2 metri, famo 2,45 m, famo record, ok? Facciamo il record da asticella del salto con l'alto, cioè andiamo oltre, perché se serve mettere in evidenza quello che fino ad oggi, non, diciamo così, non ha funzionato, ben venga, io penso che serva a tutti. Ma se dobbiamo solo dire, no, mi sono arrabbiato, sono un po' così scontento, sono un po' costernato, beh, non serve a nessuno, perché vi ricordo che la Presidente Fantino, che io ovviamente attacco politicamente in quanto riferimento diretto, va bene, non è persona che si ferma davanti a una faccenda un po' strana, che è rimasta un po' così arrabbiata. Bisogna portargli dei concetti politici importanti. Quindi io, Presidente, chiudo, poi si parlerà degli emendamenti. Mi auguro che chi ha ascoltato questo intervento ne abbia fatto tesoro e che possa essere la leva per poter ragionare in modo intelligente a tutti i livelli. Se questo viene, diciamo, capito, noi siamo contenti di aver dato il nostro contributo, invece di dire tutto il contrario di tutto. Ma se questo non fosse, ne prendiamo atto e sicuramente non ci mettiamo tra moglie e marito, non conoscere te. Grazie Presidente, per fatto personale, quanto tempo ho? Secondo questo, fatto personale rispetto all'essere stato citato dal Consiglio. Fatto personale alla fine della discussione, adesso ho 10 minuti per fare un intervento in merito. Allora faccio un intervento in merito.
Allora, questa delibera mi pone ci pone delle difficoltà, è arrivata molto veloce e di fronte a questa mi devo domandare per forza, dove essendo stato pressoché mai riunito il Consiglio di Presidenza, anzitutto chi sapeva di questa destinazione dell'aula, cioè dove sapeva il Presidente del Consiglio di ciò che si stava preparando per quest'aula, e se dunque se lo sapeva perché non l'ha comunicato sia al suo partito di riferimento sia ai consiglieri, perché su questo non si è riunita l'ufficio di presidenza. Poi perché il presidente ha convocato un consiglio illegittimo, legittimato soltanto ex post, a chi faceva gioco questo? Perché ha ignorato le richieste di convocare giovedì, cioè ieri, le richieste fatte da Lista Civica, dal Movimento 5 Stelle, dal consigliere Madonna, che anche egli è capogruppo? Perché ha ignorato la richiesta anche del presidente del municipio Martino di farlo almeno per pomeriggio, in maniera tale che potessimo avere più chiarezza su ciò che si sta preparando in quest'ambito? Perché ci state costringendo attraverso questa pretestuosità, presidente, a votare una cosa senza saperne abbastanza? A chi faceva il gioco, e credo dovrebbero chiederselo anche i proponenti della delibera, tra i quali ci sono alcune delle persone che più stimo e con cui in questi giorni faticosamente ho scambiato tante mail per cercare di farmi un'idea al riguardo, e ne ho tratto soltanto le conclusioni che vi dirò tra poco. A chi faceva gioco dovrebbero chiedersi i proponenti della delibera che su Ciampino e su questo pretestino state cercando legittime, adesso saranno legittime in quanto sono state legittimate ex post dal consenso dell'aula, e solo perché qualcuno ha sollevato il tema, e perché il presidente ha convocato un consiglio, a chi serviva un consiglio, e molti avevano detto che avrebbero avuto grosse difficoltà ad intervenire, e perché a differenza delle ultime sedute che hanno preceduto questo, presidente, lei ha posto il problema delle imprese, che nelle ultime nelle ultime imprese per consenso già espresso non si era costruito un problema. Perché i temi di questa delibera, più che legittimi, più che importanti, e sollevati con col consueto onore per le istituzioni dal presidente di commissione Lancia, col consueto onore per le istituzioni che ha dimostrato finora sullo streaming, sul regolamento e sull'altro, perché sono divenute oggetto di voci, di strattutature di corridoio, di trattamento di braccio, di commissioni bloccate, e proprio nel momento in cui questo municipio stava approvato, perché non è vero che questo municipio non ha lavorato, stava approvando una serie e ha approvato una serie di cose importanti, lo dico al consigliere Matronola, lo dico al consigliere Giuliano, per farà fede la registrazione per loro, ha approvato il segmento del municipio della raccolta differenziata, ha approvato il nuovo regolamento delle palestre, che ha influito anche sul nuovo regolamento del Comune di Roma ed è stato preso ad esempio su tutta Roma, e apre questo diciamo così mercato del sociale, la partecipazione di più associazioni, perché mentre stava avvenendo che venivano esaltati gli istituti partecipativi, sempre in commissione regolamento, quali referendum, abbassando il quorum delle firme richieste, perché mentre questo municipio approvava e approva la diretta streaming, che è una riforma importantissima ed è una riforma, cioè la nuova forma, e la forma dà il contenuto alle cose poi, e perché mentre si mette in discussione un'altra cosa molto importante, il piano regolatore delle antenne, avvengono, cioè questa delibera diviene oggetto di prove di forza, di trattative, di strattonamenti, chi è che sta alzando la posta? Allora, io dico, chi sta alzando la posta non lo deve fare nei corridoi, chi sta alzando la posta la deve alzare nella sacralità delle aule dedicate a questo, che sono l'aula in cui siamo ora, che sono le commissioni,
che sono l'ufficialità della partecipazione e della pubblicità dell'istituzione che si svolge e si rivela alla cittadinanza. Dico, chi sta alzando la posta lo deve fare ufficialmente, altrimenti se non lo fa nella sacralità delle aule non avrà senso preservare alcuna aula, neanche questa, perché significa che la politica la potremo fare nei corridoi, allora non avremo bisogno di nessuna ufficialità. Con queste domande, che non sono ancora un'espressione di parere, ma sono un'espressione di una profonda domanda che porto alla politica, che porto alla cittadinanza, che porto a me stesso, con queste domande io, Presidente, vi lascio prima e in attesa di decidere, perché come ho detto in altre situazioni non vengo normalmente qui avendo già deciso cosa voterò. Non l'ho ancora deciso oggi, sto vedendo gli emendamenti, ne sto studiando un altro io stesso, proprio per evitare che tutto ciò che questa delibera divenga oggetto di politica fatta nei corridoi. Grazie. Grazie a te, consigliere Benassi. Grazie Presidenti, colleghi consiglieri, signori e signori assessori. Io, prima di iniziare il mio intervento, vorrei una piccola premessa rispetto anche al progetto politico. Alcuni recentemente nei loro interventi da parte dell'opposizione, io vorrei fare una richiesta di rispetto per questo gruppo consigliare e per la realtà che dimostra sempre nei confronti di tutti. Io capisco che i sondaggi che vengono spesso, quasi tutti i giorni, dati in televisione ci indicano una forza residuale, però questo non vuol dire che essere magari residuali nei numeri vuol dire automaticamente essere residuali nei fatti. Però vorrei anche ricordare che la Presidente è espressione dei cittadini, hanno scelta durante le primarie e anche dopo, scegliendo i rappresentanti e le forze politiche che l'hanno sostenuta. La seconda premessa è una richiesta di chiarimento riguardo al leader che ha portato alla convocazione di questo Consiglio. Lo chiedo sia a lei, signor Presidente, che al direttore del municipio, per un semplice motivo. Questo Consiglio è stato convocato in seduta straordinaria per discutere principalmente della delibera di cui ora stiamo dibattendo. Però nel frattempo la delibera ha intrapreso il percorso del passaggio in commissione. Ora è stato anche scelto questo giorno della settimana, è stata fatta una richiesta da parte della Presidente per partecipare a questo Consiglio, una richiesta di spostamento, poteva essere un posticipo, ma anche un anticipo, visto che molto spesso è stato fatto, vedi quando abbiamo anticipato il Consiglio nel momento in cui abbiamo espresso il parere sul bilancio, e questa richiesta è stata negata. Dato non essendo diciamo, a conoscenza pedissequa del regolamento, chiederei alle due persone che ho interpellato un chiarimento su questi iter per avere degli elementi per capire, comprendere meglio quanto accaduto. Detto ciò, io sono molto preoccupato perché è la seconda volta nel giro di poche settimane che viene affrontato un argomento come quello dell'accorpamento che c'è stato tra i due municipi, ex nono e ex decimo, in maniera secondo me pericolosa. Perché questo? La prima volta a cui faccio riferimento è stato al momento della votazione della risoluzione per la raccolta differenziata. Qualcuno ha parlato di figli e figliastri, salvo poi spiegare il perché di alcune distinzioni di tipo numerico tra un municipio e un altro. Oggi sono ancora più preoccupato perché è ovvio che nel momento di un accorpamento, che viene fatto un accorpamento del genere, questo crei dei problemi anche a livello di rappresentanza istituzionale
e di rapporto con una parte del territorio che non è certo secondaria. Per quanto mi riguarda, l'ho fatto più volte e spesso presente questo, nelle sedi opportune, nelle sedi di commissioni, specialmente quella che, di cui ho la responsabilità di essere vicepresidente, ho fatto presente un problema che poteva essere affrontato in diversi modi e in diversi metodi, perché se c'era una reale questione, e c'è una reale questione, di presenza da parte nostra nell'ex nono municipio, si potevano percorrere le strade che avrebbero portato a soluzioni di mediazione con altri municipi, in cui vengono svolti, che sono anche indicati nella delibera in questione, in cui vengono svolti commissioni e consigli anche nelle vecchie sedi dei municipi. Il messaggio è sbagliato nel momento in cui dire che c'è una sorta di abbandono da parte di questa istituzione nei confronti dell'ex nono è sbagliato nel momento in cui abbiamo dimostrato, votando degli atti ben precisi, che questo consiglio si è occupato dell'ex nono municipio. E credo che vadano ben certamente votare tutti gli elementi per arrivare a una votazione di questa delibera che sia il più possibile motivata, sia in senso contrario che in senso favorevole. Quello che voglio dire è che noi abbiamo sentito alcune parti in causa rispetto a questo argomento, abbiamo avuto occasione di ricevere i sindacati, abbiamo sentito molte voci di corridoio e l'unico atto scritto che ho avuto l'occasione di vedere a tal proposito è stato fino a pochi giorni fa un ordine di servizio firmato al direttore del 27 di gennaio. Dopodiché ieri sera la presidenza del municipio ha diffuso una nota rispetto al progetto ai capigruppo, anche perché per sopperire alla mancanza poi successiva in questo consiglio. Allora, io quello che dico è questo, la mia opinione è la seguente: vanno garantiti spazi a tutti coloro che devono avere la possibilità di usufruire dell'ex sede del nono municipio. Dato che questo è un municipio ormai formato da 345.000 abitanti, credo che sia nostra priorità sia quella di garantire i servizi ai cittadini, quindi parliamo del servizio anagrafe e di molte altre cose che al momento sono ancora lì, in quella sede. Credo sia giusto anche trovare uno spazio adeguato alla parte politica, e se questo spazio verrà ricavato mediante un'operazione di smantellamento e successiva ristrutturazione di quegli spazi, io credo che l'importante sia l'obiettivo, ovvero garantire un utilizzo per tutti di quegli spazi. Avrei voluto, però questo lo voglio sottolineare, che piuttosto che questa convocazione straordinaria, che mi pone una posizione anche abbastanza, posso dire, difficile, perché votare una delibera, una convocazione straordinaria, non permette di avere poi tutti gli elementi per una onesta e sincera votazione del caso, avrei anche voluto che la commissione di cui sono vicepresidente, l'ho anche detto più volte questo, avesse avuto il tempo e l'occasione di avere la possibilità di fare delle congiunte con la commissione del bilancio, visto che parliamo molto spesso, abbiamo fatto molto spesso riferimento a soldi spesi per questo tipo di smantellamento, e anche alla commissione personale, perché parliamo anche di persone che lavorano lì dentro, convocando anche i rispettivi assessori. Detto questo, valuteremo come gruppo attentamente gli emendamenti presentati, valuteremo affinché venga garantito una correttezza nei confronti di tutti coloro e tutte coloro che ad oggi utilizzano Villa Lazzaroni per servizi e altre attività. Vi ringrazio. Grazie a lei, consigliere Pinazzi, tengo a precisare
bello intervento del consigliere Benassi, che all'inizio della seduta sia il sottoscritto e il direttore hanno spiegato i motivi di questa convocazione. Ci siamo attenuti al comma 2 dell'articolo 51. La convocazione di questo consiglio è un atto dovuto. Io mi sono preso tutti i 10 giorni di tempo per poterlo convocare, non ho anticipato, o mi dice entro 10 giorni, io ho preso tutti i 10 giorni di tempo per fare la convocazione. Quindi consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, mi scuso per prima, per il Presidente che con l'Aula, e intanto visto che chiedo e qualcuno diciamo vorrebbe avere elementi in più rispetto a quello che ci conduce oggi a votare questa proposta di deliberazione, vorrei darne qualcuno in modo semplice, però vorrei che ognuno di noi possa assumersi la responsabilità e non vorrei che si facessero bizantinismi. Io ogni mattina prima di venire in questo municipio passo davanti al nostro ex municipio e naturalmente ci parlo con gli ex dipendenti, con i dipendenti, con gli amministrativi, con le maestre, con il personale degli asili nido. Sono 273 amministrativi che naturalmente devono essere garantiti e quindi nessuno di noi per carità vuole diminuire gli spazi che il decreto legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza pone in essere, per carità, ma dobbiamo guardarlo in toto e dappertutto. Poi noi stiamo rincorrendo qualcuno che ha avviato già una discussione, io vorrei sapere se i consiglieri, tutti in generale, avessero saputo che si stava avviando questo procedimento. Non vi è né un atto scritto da parte di autorevoli consiglieri che sono legittimamente votati per deliberare questa roba, oppure qua si possono impartire gli ordini a voce, cioè verbalmente noi diamo, facciamo questo, si fa questo. Non si può fare, perché qui abbiamo un parere autorevole dell'ex direttore che diceva che in detti spazi assolutamente non si può prevedere di fare un ampliamento dedicato agli amministrativi. Me ne rammarico, ma abbiamo un'ala libera, al piano di sopra abbiamo un'ala libera. D'accordo? Quindi se si vuole fare un progetto, io accolgo con entusiasmo l'emendamento che dice per fare una delibera quadro successiva per vedere tutti gli spazi che stanno e insistono nell'ex nono municipio, cioè Villa Lazzaroni, io sono d'accordissimo, si faccia una delibera quadro, ma prius, non dopo, io mi metto prima il pedalino e poi la scarpa. Qualcuno vuole infilarsi prima la scarpa e poi il pedalino, e questo non va bene, lo ripeto per due volte in quest'aula. Il PD non è disponibile, almeno parlo per quanto mi riguarda, perché sono una forza del PD, in questo momento a, come dire, a visionare atti in successione, dopo che sono stati fatti. È sotto gli occhi di tutti che lunedì scorso i tecnici dell'ex municipio dovevano eseguire con una forzatura, e non voglio andare oltre, lo smantellamento della sala. È sotto gli occhi di tutti, quindi è inutile che ci nascondiamo adesso dietro bizantinismi. Allora facciamo nomi e cognomi. Chi aveva predisposto di fare una perizia per lo smantellamento? Chi l'aveva? Era un atto amministrativo. Mi sa che le funzioni dei nostri posizioni apicali devono garantire assolutamente la conformità degli atti amministrativi. Questo non c'era, quindi noi ci siamo preoccupati velocemente di ristabilire una condizione essenziale, che è quella: decidiamo tutto quello che volete, non vi sta bene che il consiglio rimane, che si faccia il consiglio delle ragazze e dei ragazzi, io ho fatto i consigli con gli alunni dentro, abbiamo fatto le riunioni sindacali, è venuta una commissione etica, è venuta una commissione dall'Europa per dire quanto sono bravi le mense scolastiche del territorio del comune di Roma. Abbiamo ospitato di tutto di più in quella sala, no? È un pezzo straordinario, voglio dire, potrà avere anche un pregio al direttore, perché non ha un pregio al direttore, lo straordinario, però c'è,
anche l'architettura industriale non lo vogliamo smantellare. Allora, chi comunque ha pretesto politico di condurre una forzatura politica rispetto a questo atteggiamento, e lo fa con tutte le cose, non va bene. L'ho detto prima, io non mi muoverò da questa sala se un consigliere insieme a me non dirà, dal punto di vista formale stiamo deliberando una cosa corretta, non c'è emendamento che deve tenere, perché è chiarissimo, io lo leggo, chiaramente leggo l'impegno, il deliberato, il primo punto. Che cosa chiediamo noi adesso? Che cosa chiediamo? Mica chiediamo allora, chiediamo di preservare la sala consigliare Maria Teresa di Lascia dell'ex municipio 9, sita in Villa Lazzarone, un utilizzo prevalente quale sala destinata agli organi municipali del nuovo municipio Roma 7, ma nonché agli organismi quali le consulte, i sindacati, le associazioni e chi ce l'ha più ne mette, perché in questo discorso vuol dire che è ovvio che la sala aperta al territorio è tutto. Io voglio dire, che cosa ci dovevamo mettere? Questo era un procedimento che si stava avviando ieri. Allora, questa è la mia posizione forte rispetto a questo argomento. Non c'è una questione di posizione individuale o dietrologia per nascondersi dietro altre sotterfugi. No, questa è una situazione precisa e puntuale. I consiglieri se ne assumessero la responsabilità di quest'atto, perché io sono consigliere anche di quelli di Morena e di Sottofrascati, come lo sono altrettanto i consiglieri eletti da quest'altra parte, quindi io avrei fatto la stessa battaglia per qualsiasi problema si ponesse sul territorio di questa laguna. Abbia, c'è una svista, c'è stato un errore, la cosa più bella è dire ho sbagliato. La cosa più bella è dire ho sbagliato, io ho sbagliato. Quindi qualcuno non facesse bizantinismo ancora con discorsi che vanno sopra le righe. Ma di che? Di che cosa dobbiamo ragionare su questa delibera? Chiarissima. Dobbiamo ragionare che ci dobbiamo rivedere o alzare l'asticella per ricadere dopo, inciampare, perché poi quando alzi l'asticella è ovvio che salta il tutto. Poi le domande di Tudino, importanti, ma certo, se ti fai quelle domande ti devi dare da solo una risposta, ti sei fatto quelle domande, ti devi dare una risposta. Io quindi, per quanto riguarda Semina, io non è residuale la forza, voglio dire che non è residuale, lo voglio confortare, perché non è una forza residuale nei fatti non è residuale Semina, quindi non lo dica più. Quindi per dare incisività rispetto a questo consiglio io chiedo all'Aula intera di lasciare perdere tutta sta roba che abbiamo cercato di mettere in atto per rinviare un qualcosa che andava fatta ieri, perché lo ridico, se qualcuno rifà una battaglia, e l'abbiamo visto in consiglio, io sono pronto a incatenare e lo farò anche per questo atto, lo dico perché non voglio fughe in avanti più da parte di nessuno, ed è importante, quello lo ritenete tutti giusto, lo ritiene giusto Tudino che l'ha rimarcato nell'intervento, lo ritengono tutti gli altri che hanno fatto interventi su questa proposta di delibera. Per quanto riguarda gli emendamenti, non so se ne dobbiamo discutere adesso o dopo, vorrei confortare il consigliere capogruppo di Compagni d'Italia e mi perdoni, fratelli d'Italia. Signor Ciancio, ancora un minuto, Volevo dire che se lei legge bene il dispositivo, mi sembrano che un po' si contraddicono questi emendamenti, poi ne parleremo dopo, però io sono aperto, ho detto, a qualsiasi possibilità di migliorare il tutto, però c'è di fatto un'urgenza subito, fondamentale, che è quella di ripristinare il lavoro che si è fatto nelle commissioni, che si fa giornalmente, e non c'è bisogno di ragionare tanto su qualcosa che si vede ad occhio nudo. Qualcuno forzatamente ha avviato una discussione senza consultare chi doveva consultare. Io mi taccio, grazie di tutto. Grazie consigliere Ciancio, consigliere Coglia, io prenderò poco tempo.
fare, che adesso questa discussione è la classica goccia che fa traboccare il vaso, nel senso che al di là del discorso della sala, comunque, vuol dire, è di per sé sbagliato, il discorso è più ampio. Abbiamo già detto in altre stagioni del Consiglio che l'atteggiamento della Presidente e della Giunta nei confronti del Consiglio non va bene, perché io ho detto anche con parole volte, cercando di dirlo velocemente, non rispetta il Consiglio. No, il Consiglio c'è per consigliare. Se lei rifiuta di ascoltare i consiglieri, fa una forzatura. E è naturale poi che questa situazione è la naturale azione contraria a quella che lei innescata, semplicemente. Poi io, se la delibera rimarrà così come presentata, penso non avremo problemi a dichiarare di essere favorevoli, perché la Presidente e la Giunta non ci hanno spiegato neanche qual è la destinazione d'uso di questa sala. Non abbiamo notizia. Magari se, come diceva anche il consigliere Parola, l'uso è migliore di quello che viene fatto dai cittadini, i consiglieri non hanno nulla a che dire a proposito, però noi stiamo in tutti i modi cercando di dire per l'ultima volta al Presidente Fantino che deve rispettare il Consiglio, deve rispettare le commissioni, la discussione democratica, perché questo è un altro tipo di atteggiamento che non ci piace. E poi c'è un discorso di fondi che è stato toccato anche quello, perché comunque lo smantellamento di una sala, il rifacimento di una sala non è una cosa che costa poco, insomma, non mi sembra che le risorse del municipio siano così, insomma, capienti da poter ospitare questa cosa. Quindi, come già detto da Roberto e altre iniziative, quali Natale, se qualcuno vuole anche lavori per carnevale, come è stato detto, che sono preparate, sono assolutamente da evitare, e almeno dalla parte nostra noi faremo tutto il possibile perché se ci sono vengano dirottate verso i bisogni della cittadinanza. E per questo voteremo favorevoli e chiedo un ripensamento alla Giunta, al Presidente, sull'atteggiamento verso il Consiglio. Grazie a lei, consigliere Coida. Consigliere Verdi, prego. Grazie Presidente. Scusi, consigliere Verdi. È stata presentata alla Presidenza un ulteriore emendamento che firma del consigliere Davide Testino. Poi quando, quindi abbiamo tre emendamenti. Prego. Anche il clima alpino. Brevemente, perché darò un giudizio abbastanza concreto cercando di accorpare questa discussione mia anche con l'intenzione di voi. Sono d'accordo sulla posta del consigliere Madonna che diceva prima, io effettivamente anch'io in 7 mesi invece di 2 giorni non ho mai ricevuto tante mail lavorose da parte del Presidente, ma tante volte ho provato a chiedere udienza per parlarci, per coggia, non sono mai riuscito, sinceramente questa è una cosa che mi fa piacere però. Riguardo a quello che si sta discutendo oggi, vorrei ricordare una cosa che penso dovrebbe essere una delibera senso, perché io fino avanti ho la maggioranza che ha espresso la Presidente, che è stata in un pacchetto completo espressione di un popolo che ha votato uno slogan Italia bene comune. Se non sbaglio. Bene comune significa che una comunità, un collettivo condivide, anzi no, un bene di sé per sé. Oggi, se permettete, questo slogan perde senso davanti a un errore che c'è, nel senso, cioè un errore
qual è l'errore? Noi ci troviamo in un discorso di una collettività di degli spazi che se non vengono condivisi in base alle decisioni da prendere a livello operativo, a livello politico, a livello strutturale, il bene comune cade come principio. E allora nel senso anche le linee guida che ci sono state dette 7 mesi fa cadono un po' come principio. Io su quello pongo una riflessione, perché oggi è la sala consigliare che con tutto il rispetto è un valore importante anche per un territorio di appartenenza, ma poi spero che venga applicato questo bene comune su cose un po' più anche importanti, perché però diventa un problema di mina la democrazia stessa qua. Questo è un discorso importante. Allora, bene comune in che senso? Nel senso che faccio un piccolo riferimento divertente che facevo prima con gli amici di sempre, consigliere Copa, consigliere Benassi, che poi stimo anche particolarmente. Perché dovrebbe essere votata all'unanimità questo qua? Secondo me, nel senso, io parlo a livello obiettivo, senza metterci roba a dire politiche, consentire, parlo strettamente sul punto, è perché se io, consigliere Copa, consigliere Benassi, condividiamo un appartamento insieme, di cui spegniamo, probabilmente l'affitto lo condividiamo in 3, no? È la metafora che facciamo prima. E paradossalmente abbiamo unito la sua stanza, ma poi salotti in casa, e un giorno rientrando il consigliere Benassi ci fa trovare al posto di uno di quei salotti uno studio. E io, consigliere Cofano per me, altro, cioè, lo potete dire, no? Lo potete diventare. Ma però è meglio, ci abbiamo, vabbè, però condividiamo le spese. Cioè, le decisioni a vista, cioè anche perché quanto le pagate? Ma no, questo dai che altre cose, ok, ma c'ho la gara del condominio, le volte della spesa, come fa? Cioè, questa è una riunione anche da condominio, se volete, stiamo parlando della cosa che sta vicino a la riunione del condominio. Ma sono principi di democrazia che vanno dal palazzo al governo, che se vengono messi offuscati, cioè fanno rendere pericoloso tutto un cammino politico che la maggioranza poi sta portando avanti. Quindi è normale che io non possa che essere favorevole a una delibera che dice la Presidenza, ma c'è un errore, condividiamo il concetto prima, che cosa è e perché, perché è una cosa di tutti, siamo qui, rappresentiamo la collettività a tutti, a me nessuno, se non, ecco, le voci di corridoio, se non a alcuni colleghi, mi hanno detto che c'erano queste ipotesi di lavoro, di smantellamento dell'aula dell'ex non municipio. A me non pare giusto, sinceramente, perché io penso di essere una parte di espressione della collettività, penso di far parte comunque di quel bene comune che la maggioranza garantisce, e quindi, se permettete, dovrei anch'io essere visto a conoscenza davanti a garanzia dei cittadini che comunque sia rappresento, perché dei cittadini che rappresento, anche l'aula dell'ex non municipio è un bene comune, di essere informato con tutti noi delle spese, dei cambiamenti, di una cosa che rappresenterà comunque, che rappresenta un bene comune per il territorio. Quindi trovo impossibile non votare a favore di una delibera democratica come questa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lerio, non ho nessun altro. Consigliere Spettato, prego. Grazie Presidente, signori consiglieri. No, io non volevo intervenire perché sinceramente abbiamo parlato stavolta da 3/4 d'ora su un problema banale e abbiamo licenziato una delibera importante in 7 minuti, perché la Presidente, perché io andrò via, magari sarebbe stato carino Presidente. Devo dire che stamattina sono stato orgoglioso di vederla al suo posto. Devo dire che 8 mesi stamattina lei mi ha fatto provare evitiamo queste considerazioni, non è proprio il caso, però devo dire che è stato molto bravo a condurre il consiglio, veramente tutti questi mesi ho sempre qualcosa da me in merito, ma poteva fare meglio, però invece è stato bravissimo. Il concetto qual è? Io oggi stamattina questo consiglio non lo farei, ma avrei fatto bravo, bravo. Al nuovo municipio, perché la sala del consiglio dove si riunisce il consiglio è il simbolo e il valore. Vedete questa stanza quanto è bella, non abbiamo fatto una bella così, potevamo risparmiare un po' di soldi. Il Presidente Medici voleva mettere i tubi innocenti, immaginate qui i tubi, dove i due esempi spostati, invece abbiamo fatto una cosa che
cittadina, abbiamo previsto cosa può succedere nei prossimi 5 anni e abbiamo previsto bene, quando ancora non se ne parlava, che gli assessori non sarebbero 4 ma sarebbero 36. Come vedete, i costi degli assessori sono a posto, se no sarebbero seduti con lo scappello vicino al tavolo della Presidenza. E perciò, perché dico questo? Perché dobbiamo pensare a cosa succede tra 5 anni, tra 3 anni, tra 10 anni. Perché non so se avete intuito che il mondo sta cambiando, la politica sta cambiando, c'è chi dice che ci fa tagli. A mio parere, meno soldi si tagliano alla politica, meglio è, perché la politica rappresenta la democrazia. Anche il 2% è importante, anche l'1%, toglierei sto livello di sbarramento, perché anche l'ultimo degli ultimi ci può dare l'ultima idea, può essere fondamentale. Un'idea, l'ho spiegato a un consigliere come me, questa mattina di fare un consiglio, allora non ci dare un singolo colore politico di rispetto di quei cittadini che abitano nell'estremo centro di Roma, vicino al suo municipio, che per fare e incontrare un consigliere che ha votato, una consigliera che ha votato, un assessore che gli vuole sproporre il problema, deve prendere l'auto, sapete come dare, quando invece è abituato con quel simbolo. E perciò la sala del consiglio è fondamentale per, è il cuore, e come vedete questa sala rappresenta il cuore. Perciò dobbiamo pensare al consiglio, se tra qualche anno l'area metropolitana, come questo si parla, decide di ricambiare i confini, che facciamo? Rifacciamo un'altra sala del consiglio? No, c'è quella, la possiamo usare alternativamente, un giorno la facciamo qui, un giorno la facciamo là, anche perché qui vedo degli ospiti che spesso vengono qui, ma non so se verrebbero al nono municipio. E la stessa cosa quello del nono viene al decimo, perché è il decimo. Cerco questo, io non la voglio fare troppo lunga, ritengo che sia importante prendere in esame l'argomento per tutti noi, per quell'ultimo elettore che ci ha votato e ci vuole incontrare in questa. E non basta solamente la sala del conflitto, serve anche un ufficio dove incontrare i cittadini. Incontrare i cittadini significa ascoltarli. La critica che ci fanno a noi del Partito Democratico in questi ultimi venti dice: ma vi siete resi conto che noi non riusciamo più a parlare col presidente del municipio? Quasi che rimpiangono tutti i medici. Che devo dire, non è che io voto sempre un comunista qualcosa, ma meno male se gli chiedete un appuntamento anche all'ultimo sfigato dei cittadini. Vediamo che noi stiamo sul territorio e ci insulta, ma chi avete votato? Noi la sosterremo fino all'ultimo giorno della consiglia, però se deve durare un altro 4 anni in questo modo, io penso che non è modo di fare questo. L'aura deve essere rispettata, deve essere, ci deve far essere orgogliosi di avere il Presidente del Consiglio che si fa rispettare dalla Giunta, che si fa rispettare dai gruppi politici, dai capigruppo, perciò, e mi dispiace che i due vicepresidenti non vengano sempre coinvolti come dovrebbero, perché ascoltare, io quando facevo indegnamente il Presidente del Consiglio avevo due vicepresidente che erano un po' spine nel fianco, che mi mancavano stretto, poi chiedevo un po' come ritenevo giusto, però li coinvolgevo. Perciò io la invito, Presidente, e di tutti i consiglieri, di ritirare emendamenti, subemendamenti. L'argomento è: che facciamo di quell'area dove la Presidente Fantino ha fatto per 8 anni, 10 anni, e ha fatto il lavoro, e adesso che facciamo, la manteniamo? No, la dobbiamo mettere e tenerla viva e dare altri organismi agli organi politici, perché la politica è democrazia. Se non ci riempiamo la bocca di democrazia e poi
facciamo come diceva Cerci, la democrazia funziona quando a comandare siamo due e l'altro è malato. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Prenderò poco tempo solo per mettere dei puntini su quello che è stato detto. Per quanto riguarda la commissione dove è stato preparato questo atto, noi avevamo richiesto più tempo e soprattutto avevamo richiesto la possibilità di parlare anche con il direttore Luce per essere informati veramente dove si voleva andare, insomma, se la sala voleva essere veramente smantellata o meno, e anche vedere perché veniva fatta questa cosa, nel senso di, perché penso che dobbiamo avere questo dovere, no? Decidere se le cose che stiamo facendo vanno a migliorare alcuni aspetti che in questo momento ci mancano o meno. Per quanto riguarda il messaggio che sta passando da un certo periodo a questa parte, che ci siamo dimenticati del nono, ci terrei ai consiglieri che vanno a fare in giro queste cose di smetterla, perché non abbiamo per esempio una sede nell'Estragra, ma penso che ci occupiamo anche dell'Estragra, o dobbiamo andare a mettere una sala consigliare anche lì. Comunque, nonostante tutto, la distanza mi sembra che sia dall'Extragra qui e dal nono a questo municipio, mi sembra che la distanza sia abbastanza simile, quindi non credo che se ci sarà tutta questa problematica se un cittadino vuole venire qui al Consiglio. Comunque eravamo aperti a fare tutto, tant'è vero che abbiamo detto, come Commissione possiamo intanto mandare a voce una lettera al direttore Voce per poter chiedere al momento una sospensione. E non ho capito perché questa cosa ha dovuto prendere per forza la via del Consiglio, nonostante alcuni esponenti della Commissione non erano proprio tanto contenti di fare questo. Grazie. Grazie consigliere Lorenzo. Consigliere Cercuoli, prego. Poi non c'ho nessun altro iscritto. No, io volevo fare il vista, ma non ce la faccio più. Quindi mi penso forse di intervenire. Allora, il primo per dire che ringrazio il professor Ciancio per Compagni d'Italia. Sinceramente non la sento come un'offesa perché non mi sento neanche compagna, forse di là qualcuno si sente compagno, ma non si dimostra tale. Volevo dire al signor Stelidano, dove è andato, mi dispiace, che quando ci dice che io prometto vengo dal nono municipio e voglio presentare gli spazi che sono nel nono municipio, dico anche che a me non interessa che sia una sala del consiglio, che sia un'altra cosa, io voglio che ci siano degli spazi e che siano riorganizzati gli spazi, è quello che mi preme, ma credo anche che non è come dice il signor Rocco Stelidano che i cittadini per incontrarmi devono prendere due autobus e venire fino al decimo municipio, perché politica si fa sul territorio anche, io lo vorrei ricordare a tutti, non chiusi dentro quattro mura che uno ha una sala dopo può fare politica e se non ce l'ha non la fa. Quindi sinceramente io voglio tutelare tutti gli spazi del nono e chiedo al presidente Palmino di renderci partecipi delle organizzazioni, delle riorganizzazioni degli spazi e di tutto quello che succede, perché questi problemi si creano nel momento in cui i consiglieri non vengono informati e si trovano davanti a situazioni già decise che potrebbero anche forse essere risolte in modo diverso, ma non essendone a conoscenza la vedono come una retamezza, ed è giusto questo, perché non venendo informati o venendo informati solamente da un pezzo di carta che la sala del nono municipio verrà smantellata, chi è del nono municipio, e poi il presidente lei viene anche dal nono municipio, quindi probabilmente anche lei ritiene utile avere degli spazi, ma quello che voglio dire è, uno, la sala del nono municipio è un simbolo e io non so se oggi a noi ci interessano più i simboli o ci interessa la concretezza di tutti i giorni avere a disposizione degli spazi da poter sfruttare e da poter utilizzare. Il secondo punto che voglio dire è quello che ho già detto a Rocco, e mi dispiace che non è in sala, perché politica si fa sul territorio e non solamente invitando i cittadini sempre all'interno del municipio, ma rispondo anche alla Federica Leggi, che qua non si tratta di dire non c'è un consiglio nell'extragra, perché qua sono stati uniti due municipi ed è anche un problema tecnico, cioè nel momento in cui io
devo andare al nono municipio, io non ho problemi, non lavoro, non ho bisogno di coperture, ma una persona che lavora e deve spostarsi al nono municipio e non riusciamo ad avere contatti con il nono municipio, e io ne ho avuto modo questo di percepirlo anche nella controllo e garanzia, perché anche chiamare gli uffici del nono municipio e farli venire qua diventa un problema. Allora, per esempio, io gradirei la mia commissione controllo e garanzia si spostasse anche nel nono municipio. Quello che chiedo a tutti quanti è di riflettere non tanto su smantellare, non smantellare o quello che bisogna fare, ma o quello che deve essere fatto di quell'aula consigliare, ma quello che noi in generale vogliamo. Cioè, vogliamo degli spazi? Vogliamo che il nono municipio sia ancora il centro il centro di questo territorio? Io credo di sì, ma non per viene sminuito questo, e rispondo anche a Federica, perché semplicemente noi abbiamo due sedi e anche nel regolamento questo viene definito, io non sono nella commissione regolamento, ma da quello che mi viene riferito il nono municipio ha tra virgolette pari dignità del decimo, e allora è giusto garantire degli spazi a tutti i consiglieri, ma non solo, degli spazi alla popolazione, ai cittadini del nono municipio. Questo è l'intervento che volevo fare, ricordandoci sempre, ma io lo dico a me stessa per primo e alla nostra opposizione, che le aule sono fondamentali, avere uno spazio dove farlo, ma politica non si fa dentro quattro mura, non si prendono decisioni qua, ma si fa sul territorio, indipendentemente da tutto. Grazie. Non c'è solo altro intervento, ha chiesto la parola al Presidente Fantino, prego. Allora, purtroppo mi sono persa la gran parte degli interventi e dunque potrei dire delle cose che sono già state dette, ma sono appunto che tengo, che l'intervento che farò cercherà di raccogliere e di prendere una serie di questioni che immagino comunque che siano state prese già in considerazione dal Consiglio. Allora, voi tutti sapete che l'accorpamento dei due municipi, 9 e 10, è stato un accorpamento non voluto, non desiderato, ma soprattutto frutto di una forzatura che non aveva in origine alcuna idea né di città e tantomeno idea di che cosa potesse significare, cosa occorreva affrontare prima per procedere poi all'accorpamento di due amministrazioni, perché benché due amministrazioni dello stesso comune ci sono differenze di procedure, di modalità, di storia, insomma, anche amministrativa. Però questo non è stato potuto evitare, o perlomeno tutti i presidenti che ci siamo opposti agli accorpamenti dei municipi, in un'ottica purtroppo ragionieristica della precedente amministrazione che vedeva semplicemente i numeri, probabilmente ha realizzato un'operazione sulla carta, questa operazione ha avuto una ricaduta su di noi, sui cittadini, sui nostri dipendenti, su noi stessi rappresentanti politici piuttosto seria. Seria perché? Perché anche in un'epoca in cui ci siano più risorse economiche e anche più disponibilità di personale, accorpare uffici diversi, accorpare amministrazioni diverse è sempre un problema piuttosto significativo. Chi ha esperienza di amministrazione questo lo sa. Noi oggi ci troviamo in questa situazione, cioè che a livello centrale è stata approvata la macrostruttura, ma per quanto riguarda le microstrutture dei municipi è stato bloccato perché c'è una trattativa sindacale centrale che sta procedendo e che è determinante per quanto riguarda la definizione dell'organigramma di Sicilia. È chiaro che questa trattativa riguarda tante questioni, vi dico una, ad esempio noi avremo stanno sollecitando alcuni nostri dirigenti delle categorie D che mancano nella struttura dell'ex nono, però al momento noi non possiamo trasferire e spostare nessuno perché non si è risolto il problema, non si è risolto l'accordo con i sindacati. Ora, in questo quadro noi abbiamo anche evitato problemi storici. Io che vengo dall'ex nono ci sono stata per ben 12 anni
prima a fare l'assessore, prima a fare il presidente, credo di poter conoscere, o perlomeno di poter dire che conosco abbastanza in profondità quelle che sono le problematiche dell'ex nono in termini di spazio. Problematiche che nella passata amministrazione, insieme alle, ai sindacati, insomma alle rappresentanze sindacali, ce l'avamo posti, avevamo anche individuato uno spazio e l'abbiamo posto al sindaco Alemanno, ma di questa cosa non abbiamo mai avuto nessuna risposta. Dunque, questo problema che ha condizionato l'attività lavorativa, ma anche il servizio al cittadino, che ha diciamo, accompagnato l'ex nono municipio in tutti questi anni. Oggi, quando ci troviamo comunque ad essere un nuovo municipio, il settimo, un municipio che ha 330.000 residenti, più quelli che la residenza non ce l'hanno, ma lo abitano, comunque arriviamo a circa 350.000, giustamente quando si rivolgono a noi, si rivolgono a un'unica amministrazione. E noi dobbiamo fare tutti gli sforzi affinché questo sia così, cioè non possiamo continuare a ragionare come se fossimo due amministrazioni diverse. Per fare ciò abbiamo, nel caso nostro, mio come presidente, come giunta, scelto la struttura di Cinecittà, sia perché era una struttura che aveva oggettivamente anche più spazi, ma soprattutto perché è una struttura che più o meno si trova a metà tra l'estremo diciamo, della periferia extragra e fra l'estremo del centro storico Piazzale Appio. Perché? Perché attraverso la metropolitana possiamo considerare di trovarci in un punto abbastanza equidistante dal metà da un estremo. Il resto delle scelte chiaramente sono state lasciate ai gruppi, alla presidenza del Consiglio e alle figure altre istituzionali che hanno deciso di utilizzare questa sala per le sedute consigliari, le commissioni e quant'altro. Ora, questo che significa? Significa che probabilmente noi in prospettiva avremmo dovuto affrontare sia il problema che ci trascinavamo con Villa Lazzaroni, sia il problema che mi è stato rappresentato da più consiglieri dell'ex decimo municipio della necessità di avere anche extragrado una sorta diciamo così di maggiore facilitazione per i cittadini di accedere ai servizi dell'amministrazione. Dunque due problemi che stanno lì sul tavolo da risolvere. Per quanto riguarda gli spazi dell'ex nono municipio e dunque diciamo, nel garantire le funzioni che comunque giustamente sia l'attività lavorativa, sia il servizio che si presta ai cittadini e sia le attività istituzionali devono essere garantite. E la sala consiglio è una sala di circa 120 metri quadri, è una sala che ha tutte le condizioni e le caratteristiche per essere riutilizzata per gli uffici e per il front office, una delle grandi necessità, perché i front office nel nostro ex nono municipio sono sempre stati piuttosto diciamo ristretti e vari servizi, soprattutto per la OSEX, dunque per il servizio del sociale, è stato diciamo scorporato, è stato diviso. Per risolvere questo si è pensato di utilizzare, questa è una proposta che ha fatto il direttore, che me l'ha anche comunicata formalmente questa settimana, e si è pensato di utilizzare gli ambienti della Estalla, dove per anni, dal 2001 funzionavano i gruppi politici e gli assessorati. Due stanze sono state destinate ai gruppi consigliari e alcune stanze sono già destinate a dei servizi del municipio, e l'idea è adibire tutto il resto, togliendo le padellature, a una sorta di sala rossa come già esiste nell'ex decimo municipio, che potesse avere una maggiore capienza per quanto riguardava i posti a sedere, che rappresentasse una maggiore flessibilità nel suo utilizzo, perché altro problema dell'ex nono per la sala consiglio è che stando nello stesso edificio contiene tutti i servizi, compreso l'anagrafico, ha sempre avuto necessità di una presenza di
di personale con tanto di straordinario, perché chiaramente poi quando c'è la chiusura c'è il servizio di controllo che la fa in modo, diciamo così, rispettando insomma gli orari dell'unico. La sala che dovrebbe venire fuori nell'installa dovrebbe essere invece una sala che potrebbe essere utilizzata, come avviene già qui con la sala rossa, sia per realizzare incontri da parte dei gruppi, da parte degli assessori, da parte della cittadinanza tutta, come avviene qui, e all'occorrenza chiaramente, se fosse necessario, realizzare un consiglio straordinario che immagino avrebbe le stesse giustificazioni e motivazioni di un altro consiglio straordinario da poter realizzare nell'extragrado, perché anche lì c'è una popolazione piuttosto cospicua. Allora, questa, diciamo, questa ipotesi è un'ipotesi che permette anche una ottimizzazione sia del, diciamo, della spesa, perché l'idea era utilizzare o riutilizzare la pannellatura, che c'era nella installa, proprio perché non siamo in un periodo che possiamo permetterci ulteriori spese, e ottimizzare anche gli spazi per rendere anche più unitario il servizio di tutta la struttura municipale, che con il front office lavorerebbe insomma in un unico grandissimo edificio. Allora, io credo che la questione sia fondamentalmente questa per quanto ci riguarda. Per quanto riguarda le informazioni, io insisto su un aspetto: che il direttore condivida col presidente, il presidente condivida con il direttore, è un aspetto ovviamente importante e fondamentale, ma diciamo, la organizzazione degli spazi attiene al direttore. Parallelamente c'è un tavolo dei sindacati che si hanno scritto, hanno scritto al direttore chiedendo la presenza della presidente e dell'assessora al personale, e io ho risposto alle organizzazioni sindacali chiedendo loro, a prescindere, un incontro, come è avvenuto anche in passato, proprio per diciamo, sciogliere o comunque chiarirci alcuni aspetti generali. Perché questo? Perché non vorrei che si venisse a creare anche una, un equivoco, no? Fra il diritto diciamo, degli organi istituzionali di poter espletare e svolgere il proprio lavoro con l'altrettanto diritto dei lavoratori di avere ambienti e condizioni di lavoro adeguate, e il primario diritto dei cittadini avere migliorato il proprio servizio o l'accesso al servizio. Allora, questo in un contesto in cui ora mi sono assentata, perché sono andata in regione, c'erano sia direi tutte le rappresentanze regionali, cioè consiglieri, presidente, assessori, il sindaco Marino, assessori, consiglieri e i presidenti di municipio, perché oggi è stata presentata la proposta di legge della giunta Sindaretti per il passaggio di alcuni poteri finalmente dalla regione al comune. Dico finalmente perché direi che è quasi un fatto storico, perché se ciò avverrà finalmente probabilmente potremo cominciare a discutere del decentramento e dunque di passaggi anche di potere ai municipi, cosa per la quale ci siamo sempre battuti, sia la mia precedente amministrazione sia l'amministrazione dell'ex decimo municipio, ma posso dire credo indistintamente, al di là delle appartenenze, che tutte le amministrazioni che hanno diciamo, gestito sia il comune che i municipi negli ultimi anni. Allora, è un fatto storico, un fatto importante, ora passerà all'approvazione del Consiglio regionale, io mi auguro che avvenga il più presto possibile, perché ne abbiamo bisogno, e è passato nel Senato il decreto su Roma, e speriamo che ciò venga garantito anche nel passaggio alla Camera, perché sono strumenti indispensabili per poter affrontare qualsiasi percorso diciamo non solo di decentramento e di trasferimento di poteri, ma anche qualsiasi percorso di fusione, come sta avvenendo nei municipi, perché è chiaro che il nostro municipio senza risorse e senza personale si vede diciamo fortemente penalizzato da questo contratto. E il tutto in un contesto, ripeto, dove
in attesa che si sciolgano una serie di nodi, noi siamo paralizzati dal punto di vista del personale o comunque dell'ipotesi di utilizzo, insomma, delle nostre stesse forze e anche della possibilità di avere nuovo personale. Credo che il poter dare ai lavoratori dell'ex nono municipio da subito la possibilità di trovare migliori spazi per svolgere meglio il proprio servizio e ai cittadini di migliore accesso, non intacchi la riorganizzazione della microstruttura, che questo è da venire perché ancora non è stata definita, non è frutto di accordo sindacale. Accordo sindacale che chiaramente ha il direttore a livello locale come interlocutore e la presidente semplicemente come interlocutore direi sulle preoccupazioni che chiaramente noi condividiamo. Mi fermo qui, insomma, questo è il disegno, al di là di quello che poi si decida come consiglio, ritengo che chiaramente la trattativa con il sindacato è determinante anche in termini di competenze che non sono certo né le mie né nemmeno quelle del Consiglio Municipale. Grazie. Grazie Presidente Fantino. Allora abbiamo chiusa la discussione generale, passiamo alla illustrazione degli emendamenti. Allora, emendamento numero 1, espressivo e 2 aggiuntivi. Allora, firma di consigliere Giuliano e Cerconi. Chi è che lo presenta? 5 minuti di tempo. Chi lo presenta? Consigliere Giuliano o consigliere Cerconi? Siete voi. No, pensavo che qualcuno voleva diventare un altro, dai, io sono temerario. Sono tre, le discussioni finite, gli emendamenti non sono più ammissibili. Passiamo alla illustrazione. Deve essere temerario, se c'è qualche altro presidente che al posto mio poteva presentarlo. Ma visto non c'è. Prego, consigliere Giuliano. Allora, nel presentare questo emendamento, che agli occhi dei miei colleghi sembra una marzialità, io vorrei dire che l'abbiamo fatto come Fratelli d'Italia non per dare ragione a chi che sia, non per stare da una parte o dall'altra, l'abbiamo fatto per dare un senso alla delibera. Quindi, siccome nel deliberato ci sono due elementi, cioè sono due consigli, due deliberati, la logica che ci ha portato a fare questo è dire, fermo restando che possiamo essere d'accordo o meno sul merito, ripeto, come metodo dico, se noi diciamo a prescindere, preservare per tutto quello che bla 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 c'è scritto, forse non rende, per quanto ci riguarda, non rende merito il fatto di dire che a monte ci deve essere una sospensione per poi analizzare in un quadro più ampio quali possono essere i problemi di queste due strutture derivanti dal coordinamento, dalla microstruttura, dagli uffici e dalla sala consigliare. Perché ricordo pure, e questo potrebbe essere, me ne ero dimenticato prima, ci ho fatto adesso mentre riflettevo, che poi noi non abbiamo da nessuna parte votato quale fosse l'aula di riferimento. A me, poi posso dire la pagianata, ma non risulta che noi abbiamo ufficializzato in questo settimo quale fosse l'aula consigliare di riferimento. Noi facciamo i consigli qui, ma non è detto che li potremmo fare dall'altra parte. Allora, se invece è stato fatto per centralità, è stato fatto per una maggiore centralità, perché non è che siamo centrali, ma per una maggiore centralità fra San Giovanni e Pervicino, comunque, però bisogna dare la stessa dignità anche all'altra struttura. Perché dico la stessa dignità? Perché la dignità non si dà solo perché c'è un'altra cosa da consigliare, la dignità si dà perché dall'altra parte ci devono essere degli uffici, ci devono essere delle competenze, ci devono essere appunto delle funzioni. Quindi se quell'altra parte del municipio continua ad avere delle funzioni, allora avrà sicuramente una dignità ovvia, istituzionale. Ma se dall'altra parte piano piano si smantella tutto,
e portiamo gente di qua e la mettiamo non gli spazi in superficie, ma uno sopra l'altro, perché qui gli uffici non ci stanno, gli spazi di uffici ci stanno, per svuotare l'altra parte, certo che a me qualcosa non ne guarda, quindi a prescindere dal congiuntamento, dalla congiunzione diciamo dei due municipi, a prescindere dalla struttura che si dovrà comunque ottenere dai vari accordi, beh poi il resto non c'è, voglio dire cosa che stava a parlare. Quindi il fine dell'emendamento soppressivo non era per, lo dico, parla a suocera finché non intenda, non dico perché uno è a priori in disaccordo, era per cercare di dare un senso al secondo punto, che reputo più importante del primo, perché dal secondo punto che noi possiamo mettere in piedi quello che fino ad oggi, tra virgolette, quest'Aula si lamenta, dove la Presidente e la Giunta non hanno fatto dei passaggi istituzionali, perché quello poi manca, ok? Quindi adesso avete sentito la Presidente, no? Se noi sentiamo la Presidente, per quello che dice vogliamo essere in disaccordo? Vogliamo essere, c'è il punto interrogativo, Ciaccio, andava visto, c'è il punto interrogativo, sì, vogliamo essere in disaccordo, punto interrogativo, potremmo anche esserlo, no? Ma comunque sia, dico, non mi sembra che ha detto cose che vanno sulla luna, cioè cose stranissime. A noi cosa interessa, consiglieri? Sì, come Ciaccio, non pregare. Che cosa ci interessa dei consiglieri? Capire, a prescindere da quello che dice la Presidente, che è tanto brava a dirlo, o a prescindere da quello che a noi arriva, ok? Noi dovremmo avere quella facoltà, quello strumento di dire stop, fermi tutti, siccome qualche consigliere, la maggior parte dei consiglieri ci tiene a quell'aula, a quella dignità, bene, teniamola un attimo ferma lì. Poi ci sono una serie di lavoratori con gli organismi sindacali che ci tengono affinché ci siano degli uffici idonei, front office, bene, teniamoli fermi lì. Allora, siccome decide il consiglio, non decide chi di dovere, benissimo, dobbiamo chiedere nella delibera, dobbiamo chiedere che a prescindere da, io se volete lo posso anche togliere quell'emendamento, cioè questo emendamento lo posso anche togliere, non è il metodo, è il fine che serve, cercare di capire che se il primo deliberato è fine a se stesso, il secondo può rendere merito a tutta la struttura. Quindi chiediamo alla Presidente di confrontarsi con gli uffici e di confrontarsi con questo municipio. Noi chiediamo giustamente di capire effettivamente di questi spazi che cosa serve e che cosa non serve, perché io ancora non sono riuscito a capire quello che c'è. Ora, la Presidente Giuliano, 5 minuti c'ha, sono passato già 6. Ministro dice, la Presidente dice tante belle cose, ce ne può pure fregare di meno, nel senso dal punto di vista politico, no? Quello è un discorso che lei, avendo un quadro nono decimo, ha pensato di poter dare il suo contributo. Bene, l'ha fatto nei segreti stanze, a noi non ci sta bene, è giusto che non ci sta bene, però non penso che oggi dobbiamo a prescindere, no? Dire no, quando poi potremmo andare contro. Ricordo la delibera dell'AGA, perché il mio amico Umberto Matronola ci tiene molto. La delibera dell'AGA, la parte di merito, lo faccio dire e poi lo lascio. La delibera dell'AGA, nella parte di merito, era giusta, cioè che non era fatta la delibera ad hoc, era ovvio, poteva essere fatta molto meglio. Però quello che abbiamo utilizzato in questo consiglio era il metodo, cioè dire finalmente comunque si viene in consiglio a dire certe cose, no? O a proporre e ad approvare certe cose dal punto di vista politico. Se poi questa cosa non viene fatta più, è normale che ce la fastidio, io sono il primo, no? Ma voi pensate che da quest'altra parte a noi, se ci mettete la palla che rimbalza, la cacciamo? Qualunque, chiunque sia, la cacciamo. Però mi sembrava insomma anacronistico dire a prescindere, siccome non conosco quello che c'è dietro, vorrei capire innanzitutto questa struttura come serve e come non serve. Grazie consigliere. Allora, secondo il regolamento può intervenire per 100 minuti un consigliere per ogni gruppo. Quindi, regoliamoci. Consigliere Tullino, mi piace.
Certo. Allora, scusa, c'è la prima consigliere. Vabbè, no, gli lascio la parola. No. Consigliere Pensato, prego. Grazie, Presidente. Penso che il consigliere Giuliano abbia illustrato entrambe gli emendamenti nel suo intervento. Non penso che abbia illustrato un solo emendamento, volevo dal senso più generale. Più generale, quindi parliamo di entrambi gli emendamenti. Il primo emendamento io lo considero, penso a stretto di altri colleghi, pretestuoso, cioè quello di cassare il primo punto del delibera, perché nel secondo punto del delibera, che recita così, di sospendere qualsiasi iniziativa attesa a cambiare la destinazione d'uso dell'aula consigliare Maria Teresa di Lascia, la stessa cosa del primo punto, è uguale, identico, non cambia nulla, non cambia assolutamente nulla. Perché nel secondo punto del delibera si parla di non cambiare la destinazione d'uso, ovvero se ci fosse stato il punto dopo destinazione d'uso, se ci fosse stato il punto sarebbe stato interpretato in un solo modo, ovvero dell'aula consigliare Maria Teresa di Lascia. Ma siccome dopo destinazione d'uso si ribadisce nuovamente dell'aula consigliare Maria Teresa di Lascia, andare a cassare il primo punto del delibera è preso solo, secondo il mio punto di vista, lo già Presidente. Leggiamo l'emendamento, Presidente, sennò se facciamo la discussione insieme, giustamente soppressivo, senza capirezza di capo. No, se te lo legge il secondo così riesce a rispondere a me. Facciamo ripresentare tutti e due. Ma sì, perché sono collegati, non è che uno è. No, è contro l'altro. Io il secondo. L'ha letto? Stiamo parlando del primo dei due emendamenti del consigliere Giuliano. E il primo, io personalmente, penso anche altri colleghi, lo trovano pretestuoso, perché il secondo punto del delibera dice la stessa identica cosa. E lo ribadisce, poi sono, diciamo, cambia il verbo, cioè uno è preserva, ma l'altro comunque di sospendere, che cosa? Il cambio di destinazione d'uso, ma è la stessa cosa, perché comunque è sempre l'aula Maria Teresa di Lascia che è quella che deve rimanere documentata. E non mi ha convinto, adesso apro una parentesi, il discorso del Presidente per quanto riguarda già tutto un programma organizzato, un viaggio organizzato nell'ex nuovo municipio, perché mi è sembrato così, su quello che sono gli ambiti di destinazione. Quindi io ho sentito che quello va via, lì nasce una cosa, là si sposta, lì si toglie e non sappiamo niente. E noi non sappiamo niente, quindi onestamente non mi convince, no? Perché ripeto e lo rileggo, l'architetto Mirella Di Giovine, che ha fatto un percorso con noi lungo parecchi anni, è chiaro che lei non conosce, ma che è stata un direttore che ha condiviso opere, parole, commissioni in tutto questo tempo, dice, e quindi è stata fedele nel suo mandato, dice, perché non è che una persona va bene quando dice una cosa e non va bene quando dice un'altra, dice, lei rappresento il Presidente Villa, inoltre che l'ex sala del Consiglio, presso la sede di Via Tommaso Pontigliocca, per le sue caratteristiche può costituire, opportunamente sistemata, un ampio ambiente utile per incontri con la cittadinanza dell'ex nono municipio, apro parentesi, c'è sempre stato, ha fatto le funzioni politiche, ma anche di ospitare i sindacati, eccetera, eccetera, mentre appare totalmente, è un avverbio, voi andate su Wikipedia o leggete cosa vuol dire, totalmente inadeguata vuol dire inadeguata. Mi sembra che inadeguata vuol dire senza margini per l'attività lavorativa, vuol dire lavoro, dei dipendenti o di dipendenti. Giusto? Allora io, leggendo anche questo, mi dà molto più forza. No, io sto parlando da te. Quindi questo mi rafforza e rafforza tutti quanti che questa sia la cosa utile. Il secondo emendamento è un emendamento che era già emesso
nella discussione anche con gli altri consiglieri, che ricordo anche il consigliere Poli, che l'aveva proposto, cioè quello di dire di predisporre la delibera quadro per capire per quale motivo, per esempio, qui non ci sono altri spazi, per quale motivo nell'ex nuovo municipio non ci sono altri spazi dedicati anche alla politica, per quale motivo, non so, i consiglieri quadro devono, visto che nelle nostre funzioni, ahimè, prendiamo le macchine, non abbiamo macchine di servizio, abbiamo la nostra macchina, e io la devo mettere sopra la montagna del QQ qua, dopo un'ora che giro intorno al municipio che trova un posto? No? Non ci abbiamo. Allora, anche invece, quindi anche là... Per usare il tempo sempre, sta pescando... Allora, anche questo, quindi anche... Presidente, lo faccio parlare. Anche la razionalizzazione... Sovrano. Sì, c'è ragione. Beh. Anche la razionalizzazione dei posti altro. Quindi diciamo che il secondo punto per noi andava bene, perché così decidiamo tutti insieme ciò che bisogna fare nell'S9, nell'S10, compreso posti altro, eccetera, eccetera. Stampanti, quant'altro. Finisco dicendo questo. Sentendo che si vuole creare un'altra sala rossa, io dico guarda, la sala consigliaria attuale del settimo municipio, cioè Villa Lazzarone, se no perché è attuale, perché non è stata cassata come sala consigliare, può ospitare tante persone sedute. Ciò che non potrebbe fare uno smantellamento e un rifacimento, cioè lo smantellamento delle sale ex consiglieri e gruppi politici nell'edificio Pino Roberto non avrebbe una dimensione per estensione adeguata come può essere adeguata quella della sala rossa. Quindi si va a fare, secondo me, un lavoro che non è idoneo per poi ospitare sale consiglio, commissioni e dibattiti per i cittadini. Quindi, grazie consigliere Pensario. Allora, altri interventi, quindi procediamo alla discussione su tutti e due gli emendamenti. Ripeto, il consigliere per gruppo. Chi c'era? Consigliere Matuola, prego. Allora, sono lieto che sia stato riportato anche in una lettura del documento della Di Giovine, perché in questo faticoso dialogo che ho cercato in questi giorni di stabilire con tanti consiglieri per capire qualcosa di questo groviglio, avevo chiesto anche questo documento che l'ho chiesto tramite mail a molti, l'ho chiesto verbalmente, non lo danno. Non riuscivo ad avere a che mi servivano, a che serviva da parte nostra a chiedere del tempo come lista civica, ci serviva per arrivare a questa discussione che erroneamente stiamo facendo qui, perché questa dovrebbe essere un'istruttoria e invece sta diventando una sede deliberativa quando doveva divenire, doveva, di fatto stiamo compiendo un'istruttoria e la compio con piacere. Perché al tempo stesso io venivo a sapere, avendo saputo di quel documento che però poi non ho ricevuto della regione, che nel frattempo poi l'ufficio tecnico, e quindi lo rendo noto anche agli altri, l'ufficio tecnico aveva dato l'idoneità sul luogo anche per mettere gli uffici, perché c'era l'ottavo di luce, c'erano le altre condizioni, quindi le condizioni rilevate dalla Di Giovine, questo è ciò che mi è stato riferito, ma siccome si parla sempre solo su documenti, io non ho questo documento qui, aspetta, non ho questo documento, non avendo questo documento io posso solo e ci credo, ma al tempo stesso dico, qui dovevamo fare un'opera istruttoria che non è stata fatta, perché avevamo informazioni contraddittorie. A che sono servite queste informazioni? A chi sono servite? Forse non lo può confermare anche il direttore se c'è o no questo documento. E quindi mi convince, a maggior ragione mi convince invece l'emendamento di Giuliano, che io credo da radicale, a maggior ragione posso chiamare compagno, perché si chiama compagno quello con cui spartisci il pane del dialogo. E pure il fratello ha. Anche fratello, ma la speranza non c'è, attenzione. Allora questo nuovo partito, scusate, si è creato un nuovo partito, Presidente, si è creato un nuovo partito, Compagni d'Italia prenderà il 14% e quindi farà i conti con noi, va bene? Chi può aderire di là? Consigliere Giuliano, prego. Fratello, come va bene, abbiamo capito. Prego, un minuto.
attenzione, dentro fratelli c'è anche fratelli contelli, dentro compagni c'è spartire il pane. E siccome è congiunto spesso. Compagno, tu lavori, io guadagno. Scusate, per favore. Siccome col consigliere Giuliano spesso spartisco il pane del dialogo, il pane del dialogo, questo sia chiaro. Dillo chiaro, dillo chiaro lì. Consigliere Giuliano, parli un po' tutta l'altra, per favore. Ci mette il consigliere Giuliano che in queste cose è un genio. E tento di farlo con tutti e spesso devo rincorrere tutti per cercare di parlarci, perché per l'appunto questi strumenti che poi, io ribadisco, è portato con la serietà e l'amore per le istituzioni proprio della consigliera Lancia e della sua commissione è diventato uno strumento per prendersi a schiaffi a vicenda. Allora, siccome il prendersi a schiaffi a vicenda di nascosto nei corridoi serve di solito a ottenere qualcosa di nascosto nei corridoi, io vorrei che i problemi si manifestassero qui, apertis verbis, cioè apertamente, e che ci dicessimo le cose. Quindi mi convince l'emendamento Giuliano, perché riapre questo gioco e ci dice quella sala va preservata, il consiglio sovranamente ribadisce che quell'aula va preservata e questo è importante, dopodiché va preservata nella sua, ma la funzione la stabiliamo nella sovranità, consiglio, giunta, eccetera, eccetera, e quindi mi convince questo emendamento perché diciamo apre la discussione sulle cose sensate che ha detto la Presidente e che non abbiamo avuto il tempo di mettere in discussione nelle varie commissioni, nelle varie situazioni, non abbiamo avuto il tempo ed è questo che ci ha, diciamo, messo in condizione come lista civica di dire ehi, ma dove ci state portando a sbattere? Ed è questo che mi ha reso così critico oggi nei confronti del Presidente, rispetto al quale sono solito portare e sempre porterò un rispetto grande, ma che se ci porta a sbattere io devo ribadire che ci porta a sbattere. Quindi venendo normalmente qui, come ho detto prima, senza decidere prima del tutto come votare, e siccome prima invece ero orientato su un'astensione, cioè l'avevo scritto anche alla mia rispettatissima consigliera Lancia, con cui spesso mi confronto di ma secondo me mi astengo, eccetera, eccetera, adesso questo emendamento mi riapre un pochino la domanda interiore su che cosa fare e credo che sia un emendamento molto convincente. Grazie. Allora, a me quello che ha detto Dudino sinceramente non mi ha convinto. Non mi ha convinto perché i famosi, diciamo, raggruppamenti nei corridoi, questo è stato il primo a fare, e ti dico quale. Aga. No, non ti sto facendo. Non c'è la tutta l'altra però. Altrimenti vediamo. Così, vediamo anche queste cose. Parli a tutta l'aula, parli a tutta l'aula, senza riferimenti personali. Va bene, è bravo Giuliano, il fratello Giuliano, quando presenta gli emendamenti, ma quando li ritira, come ha fatto con Lama, ricordate? Era più rispuso, poi consigliere. Vi ricordate che faccio? Ha ritirato la firma degli emendamenti. Lì ero bravo. Lì era bravo. Era uno che ragionava, logico. Quello che dico io che ci vengo a ribadire, che ci vengo, l'ho detto io, mi dispiace, Presidente, che lei sia andato così molto affetta. Adesso capisco anche perché è stato chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, per far sì che lei tornasse in tempo. Un tempo che la discussione, io credo che sia questo, sia stata la parola, perché altrimenti saremo già alla fine. Stiamo in mezzo staremo alla fine della discussione. Staremo alla fine della discussione e lei non avrebbe partecipato alla discussione sugli emendamenti. Va bene così, signor Presidente, avevo ricordato il discorso. Sempre 5 minuti. Se lei continua, io mi prendo sempre presente e poi. Oh. Allora, signor Presidente, quello che le voglio dire è il metodo che è sbagliato e purtroppo questo metodo oggi deve pagare l'errore perché lei
Purtroppo, signor Presidente, non posso, non si può togliere un emendamento, cioè non si può togliere un emendamento quanto è riportato dalla legge, anche se dice la stessa cosa in modi diversi, perché sono simili. Uno magari dice di sospendere qualsiasi attività atta al secondo, il primo invece dice tranquillamente, dice per preservarla al fine di ragazzi, magari è stato un po' rafforzativo il primo punto, ma diciamo che il primo e il secondo punto sono simili. Pertanto anche se si dovesse togliere il primo punto, rimane sicuramente che in quella sala, da quello che è scritto, qualsiasi iniziativa a cambiare la distribuzione dell'aula. Pertanto è uguale, magari non c'è scritto ragazzi, non so se dobbiamo riportare per forza ragazzi, compagni, sindacati, personali, non lo so, però è la stessa identica cosa, è simile, non proprio uguale, però è simile, quindi il concetto è lo stesso, quell'aula non si può. Quindi anche se il consigliere Giuliano dice di sopprimere il primo punto, beh, bene il primo punto, ok, ma il secondo punto però blocca ugualmente la blocca qualsiasi iniziativa che possa trasformare in un'aula consigliare. Pertanto parliamo di aria fritta, parliamo di questo. Quindi io penso che anche la maggioranza a questo punto, se fa un attimo di riflessione, ripete che i due punti sono simili, pertanto togliere il primo non inficia il secondo, no, togliere il primo non inficia quello che ufficialmente vuol dire il secondo dice anche se parla, non si tocca, pertanto puoi inventarti quello che ti pare. Quindi non analizzare, non la tocchi più, perché avete fatto la lettera, cioè, scusate, io voglio leggere, perché forse l'italiano, io ho sbagliato prima con Auli, come ho chiamato prima? Auli. Però penso che gli italiani sono un po' più preparati, penso, da posto. Quindi penso che l'italiano... Ultimo minuto, consigliere. Ma Presidente, che fa? Gli minuti a lei? Mi fa parlare un quarto d'ora, io con tre, e non mi faccia il piacere. Sia bravo, Mi hanno iniziato a leggere l'emendamento, ce l'ho finito 5 minuti. Ma il tempo è denaro, capito? Stai esagerando, Presidente. Stai esagerando. È stato, diciamo, elogiato dal suo comportamento, si sta perdendo adesso sul tempo di discussione. Mi faccia piacere, riprenda l'orologio e controlli attentamente. Controlli attentamente, anche su Lago, che ce lo dico io. Allora, per la sospensione di qualsiasi iniziativa tesa a cambiare la distribuzione d'uso dell'aula consigliare immediata di essere di lascia. Giusto? Quindi che significa? Cioè il primo emendamento, ora il secondo, quindi togliere il primo, rimane che quell'aula non si toccherà più. Ti puoi inventare quello che ti pare, non si tocca, perché parla chiaro la seconda parte della delibera. O non l'avete letta? Io penso che sia giusto? Che poi vogliamo lasciare... La smantelliamo con un altro emendamento dicendo però gli lasciamo il nome, non si può fare come ambiente, non si può fare, basta con sti nomi, basta, rimane là, si chiama così, si chiamerà così, consigliere Lupino, il suo emendamento. Beh, si chiama Peter Castro, ecco, tra poco. Allora voglio dire, mi dispiace che senso non sta ascoltando, posso aspettare che finisce la telefonata? Stiamo andando a tutta l'altra, continui. Scusate, io le do ancora la parola. Allora, per 20 secondi, non di più. Sì, non stiamo giocando, però. Non stiamo giocando, stiamo perdendo tempo. Sui suoi richiami, signor Presidente, aspetta un attimo. Allora, sono dicevo, è il metodo sbagliato, è il metodo come è stato posto tutto il problema, perché se il problema fosse stato posto in un'altra maniera, sicuramente oggi non saremmo a discutere né sugli emendamenti, né sulla delibera, su niente. Stavamo in commissione a discutere veramente che cosa dovevamo fare in quella sala. Punto, va bene, signor Presidente? Ok, ha sbagliato il Presidente, ci ha chiamato carissimo, ci ha chiamato gentilissimo, sono contento di questo. Sono contento che dopo 8 mesi, l'ho detto prima, l'ho ricordato adesso, il mio presidente di ieri ho toccato, no, sulla spalla, e ci ho avuto questo onore, sulla spalla, e ho avuto questo onore e questo piacere, mi ha chiamato per ben 2 giorni, gentilissimo e carissimo, per una cosa, in una sala, che è come se stiamo cambiando, cioè la stessa cosa doveva farla quando ho intitolato questa sala da lì. Mi doveva chiamare. Allora, grazie. Consigliere Paola, prego.
Allora io certe volte, secondo me, qualche consigliere mi piace come divagare, insomma, no, adesso giustamente nell'intervento, nell'ultimo intervento, io stai 5 forse anche 10 minuti di esposizione, negli ultimi 20 secondi c'è stato il succo della questione. Allora, sì, quando si dice che preservare è uguale che sospendere, cioè sono due concetti completamente differenti. Allora, noi naturalmente siamo per sospendere perché? Perché l'importante è capire. Il problema è stato che la Presidente, come ha detto, ha sentito quasi tutte le parti che doveva sentire, sindacati, uffici, per caso si è dimenticato il Consiglio. Vabbè, è vero che è prerogativa del direttore disporre degli uffici, però quando gli uffici riguardano il Consiglio, penso che il Consiglio deve essere una voce, come dire, una delle tante voci che va ascoltata, e questo è stato l'errore commesso. Okay? Qual è la cosa più giusta da fare per noi in questo momento? È sospendere, è riprendere quel discorso che non è stato fatto tra Consiglio e Presidente, per capire qual è la destinazione d'uso che si vuole dare a questa sala. Per questo motivo è più giusto cassare un primo punto e mantenere il secondo, per avviare questo dialogo, perché altrimenti, se manteniamo anche il primo, rischiamo di fare il puro contro uno. Noi stiamo dicendo no, noi lo vogliamo preservare, e la Presidente, il direttore dice no, noi lo vogliamo smantellare, ma non si va da nessuna parte senza il dialogo. La democrazia prevede un dialogo, e quindi per questo motivo io chiedo ai consiglieri di riflettere sulla differenza e quindi di lasciare il sospendere e di cassare il preservare per avviare un dialogo democratico. Grazie consigliere Colla, altri interventi per altri gruppi? Non ci sono? Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Il fatto personale mi è scritto. Gli emendamenti? Allora, il fatto personale. No, gli emendamenti non è fatto personale. E poi mi ha detto di no? Io ho detto di no. Sì. No, no. Questo avveniva prima, sono stato chiamato nuovamente in casa, ma deve rispondere. No, vabbè, le do un minuto, prego. È stato chiamato, ma secondo me è causa? No. Vabbè, se voglio fare, le do un minuto. Però Presidente, la quando comincia il minuto, gli chiedo scusa, allora. Signor Tuchino, prego. Mi rivolgo all'Aula perché sono stato chiamato in causa come quello che uno di voi che fa i cavalli nei corridoi, e lo rivendico, il fatto di fermare tutti per i corridoi. Sapete quante volte ho fatto appello a Socrate, che mi fermo le persone e gli dico ma tu che ne pensi? Ma dimmi anche tu, di solito non dico caro collega ma tu che mi puoi dare, e tu che vuoi, che ti serve, domando tu che... Nei corridoi non facciamo di una cosa, rivendico il fermare tutti nei corridoi finché non riuscirò a vedere tutti in faccia quando si devono dire le cose, e vorrei che quando una decisione va presa venga come in commissione guardandosi in faccia. Quindi rivendico quelli che fermo nei corridoi, perché è un mio modo di tentare di capire, perché senza una comprensione non c'è nessuna deliberazione valida. E alla stessa maniera nei corridoi fermo le persone per domandare chi vuole contribuire, come faccio io e la collega Lossi, al pagamento di questa sorta di surrogato dello streaming che ci garantisce liberi di voto. Grazie. Grazie consigliere. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano, per favore. Dichiarazione di voto sull'emendamento numero 1. Che è qui. Che c'è, consigliere Giuliano? Per le dichiarazioni. Un attimo, per favore, sono quella. Che ci ha fretta oggi? No, allora, emendamento numero 1. Soppressivo del primo. Il primo comma della parte tecnica nazionale. Si propone la soppressione del punto 1 della parte tecnica alla parola la preservazione fino all'ultimo comma che è la cassa. Allora, dichiarazione di voto su questo primo emendamento, consigliere Giuliano, 3 minuti. Allora.
Allora, Presidente, grazie. Lo faccio per primo così almeno provo a dare ancora un ulteriore elemento. E ringrazio il collega Goia, ringrazio il collega Patrona, ringrazio il collega Lurino, ringrazio i colleghi che comunque si hanno percepito lo spirito della discussione. Cerco solo di dire che questo è, come si dice, un jolly, no? A giochi senza frontiere, se uno mette il jolly forse raddoppia. Quindi che significa? Utilizziamo bene questo strumento. Io non voglio dire che la Presidente Fantino abbia fatto per proprio conto qualunque tipo di ragionamento con l'amministrazione, con il direttore, pensando di fare cosa negativa. Non lo voglio pensare, ovvio, no? Ma non posso neanche far passare il concetto che questa aula, ok, e quindi si può sempre recuperare i rapporti eccetera, che non abbia il suo peso. Ma io non dico che comunque è un elemento, è la parte più importante, cioè qui si decide quello che poi verrà fatto. Allora, se nella confusione vogliamo mettere in croce tutti, se nella confusione, nei tempi contingentali, nelle problematiche e nelle emergenze di tutti i giorni, questa cosa non si è arrivata, diciamo così, non si è arrivata nei modi giusti, è uno sbaglio, si può recuperare. Il fatto che il Consiglio, i colleghi consiglieri che hanno portato questa delibera, ne prendo atto e ne do atto, che hanno messo in evidenza un problema di questo tipo, cioè che non arriva la comunicazione giusta, e quindi è ora di farla, diciamo, finita nel senso buono del termine, cioè utilizziamo gli strumenti che ci spettano, però all'interno del deliberato, se uno deve fare, come dice il collega Goia, dare quel propositività, non può essere categorico. Allora noi da questa parte diciamo che stiamo dando il jolly, utilizzatelo per poter tutti insieme capire, tramite dati certi, valutazioni, incontri, commissioni, organizzazioni sindacali, lavoratori, politica e il segretario generale, che è il direttore, che è il segretario responsabile di tutti gli uffici, di tutte le situazioni, di poter capire quello che sia più giusto in base anche alle nostre ormai evidenti ristrettezze economiche. Questo vi voglio dire. Se questo funziona, grazie consigliere Giuliani, se questo funziona è normale che la delibera ha un senso, ok? Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Carlos, del Partito Democratico. Volevo richiedere semplicemente, prima della dichiarazione di voto, non intervengo per la dichiarazione di voto, se è possibile un secondo di 5 minuti di sospensione, se è possibile la sospensione di 5 minuti per la richiesta. Ma il gruppo pure noi? Io sono compagno di Italia, posso dire? Sono compagno di Italia, quella del Giuliano. Altre dichiarazioni di voto per i gruppi politici, adesso la parte consigliere Giuliano, il consigliere Mattoni. Altre dichiarazioni per i gruppi politici. Non lo so. Chi interviene? No, ci sono dichiarazioni di voto. Il PD dovrebbe intervenire. Consigliere Poli del Partito Democratico. Esatto, io non capisco qual è l'orientamento del gruppo, quindi come faccio a dire che sono di fondo? Allora, no, non volevo mancare, per il gruppo del Partito Democratico, dichiarazione di voto. Se no, per dare tempo facciamo quello della lista civica. Scusa, ma che stavo dicendo?
Signor Presidente, a titolo personale, perché non credo che la riunione del gruppo del PD abbia dato un esito positivo, nel senso che io personalmente sono uscito dal gruppo, come sono uscito dalla commissione sono uscito dalla riunione della commissione. Quindi per questo intervento per dire che il combinato disposto dei due emendamenti del consigliere Giuliano e le argomentazioni che hanno fatto i miei colleghi mi convincono a votare i due emendamenti. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Belassi, Coppola, prego. Grazie Presidente, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà accoglie favorevolmente i due emendamenti e li voterà proprio in seguito alla discussione emersa sulla delibera dove nel primo punto, quello che con l'emendamento si chiede, scusate, che con l'emendamento si chiede di ometterlo, viene già indicata di fatto una natura che penso possa essere, e questo è propedeutico nel secondo emendamento che voteremo anche quello, vengono già indicate le linee guida che dovremo invece approvare in un momento tramite la delibera 4, per cui il gruppo Sello sarà favorevole ai due emendamenti. Consigliere Tutino, prego. Rivendicando il fatto che il grande insegnamento che ci è stato lasciato nel tuo parlare sia sì sì no no, e che questo spesso può dividere e anche le persone per opinioni diverse, ma nella realtà le unisce nella pubblicità di una scelta di fronte a tutti, e devo dire anche di fronte alla pubblicità della ripresa audio-video, perché questa è la realtà democratica, non quella appunto dei corridori, quella di dividersi per unirsi in un sì o un no. Rivendicando ciò, io a nome del gruppo Vista Civica dichiaro un voto favorevole all'emendamento, ritenendo che esso apra la possibilità al Consiglio di affrontare la questione fino in fondo, conoscendone tutte le implicazioni, cosa che fin qui non ci era possibile fare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, emendamento numero 1, ripeto, come si propone la soppressione di tutto il capoverso, del primo capoverso della parte deliberativa. Siamo? Chi è favorevole alla soppressione? Chi è, diciamo, contrario all'emendamento? Chi si astiene? Sì, ragazzi. L'emendamento non è passato. Allora, l'emendamento viene respinto con 10 voti contro e 9 favore. È una astensione da consigliera Carlo. Passiamo al secondo emendamento, abbiamo già fatto la discussione, quindi anche le dichiarazioni di voto, passiamo quindi al secondo. Possiamo passare al secondo punto? No. Secondo emendamento. Secondo emendamento, per favore. Vabbè, prego, faccia la dichiarazione di voto. Ma era... Presidente, un attimo solo, veloce.
Presidente, Presidente. Sono state fatte le dichiarazioni di voto per entrambi i sono 10:10 per sempre. È sempre scritto, però dico, siccome sono state fatte le dichiarazioni di voto per entrambi gli emendamenti. Discussione va bene, si fa un po'. Diamolo, consigliere Giuliano, prego. Allora, i voti vanno bene, a posto. 10:10, emendamento rispetto. Ok. Allora dicevo, perché mi serve fare questa dichiarazione di voto? Non perché è stato già spiegato tutto quanto. Perché a un certo punto mi sono reso conto in questo frazione di secondo che mi dispiace di quello che succede. E vi dico che avrei pure voluto togliere l'emendamento, eliminare gli emendamenti, ma non lo faccio più ormai. Perché visto che non avete sfruttato l'opportunità, e quindi immaginavo che il tasso politico fosse più alto, va bene? Non l'intelligenza, il tasso politico, non mi permetto di offendere nessuno, il tasso politico fosse più alto, allora facciamo la politica, andiamo avanti con la politica. Questa è la dichiarazione di voto, quindi siamo favorevoli al secondo emendamento comunque, perché rimaniamo in linea. Grazie. Altre dichiarazioni di voto sul secondo emendamento? Non ci sono? Non le vedo. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole all'emendamento? Chi è favorevole? Si propone di aggiungere al secondo punto della parte delibera il seguente periodo: di predisporre una delibera 4 al fine di fornire indirizzi al Presidente e alla Giunta Municipale per fornire indicazioni sulle scelte gestionali mirate a realizzare un'equa ripartizione degli spazi destinati agli organi di rappresentanza politica e agli uffici. Questo è il testo dell'emendamento. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto? Non si è pensato? No. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole a questo emendamento? Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire su questo emendamento? Consigliere Cerconi, prego. Io non ho detto
essendo una ragazzina, voglio sapere adesso una ragazza c'entra. Posso dire, ma non c'era un nome. Ma perché non c'è un nome? Siccome è già stato il ministro della sala. Allora, consigliere Matano, la prego. Quanto ha detto dalla consigliera Cerconi, non c'entra nulla. Non c'entra nulla. A meno che il consigliere Lodino non abbia paura che un articolo 50 possa cambiare all'improvviso, come è successo prima. Quindi non vedo la necessità di controllare. Non vedo questo pericolo, nessuno ha parlato di cambiare il nome a questa sala, scusate. Però consigliere Tutino ha il diritto di proporre emendamenti, ma se d'accordo non d'accordo, però vogliamo consigliere Tutino, bravo. Allora, ringrazio, mi scuso se prima l'ho trattato male, consigliere, però delle volte purtroppo mi ci porta questi trattamenti un po' equenti verso i miei soccorsi, perché capisco che delle volte lei parte da una parte e arriva da un'altra, ma non perché una forza, è proprio perché il suo pensiero radicale che non può di questo comportamento. Allora, mi sono chiesto scusa. Ho chiesto scusa, scusate, ma come gli hai chiesto scusa? Io ho mostrato la scusa. Scusate, allora voglio dire, quindi pertanto non succede nulla, a meno che, ripeto, se la consigliere, se la presidente Fantino, magari può succedere, presidente, può succedere, che possa rimettere in carica del consigliere Tutino quando dice, però mettiamo per iscritto, votiamo, perché che ne sai che qui all'improvviso ti piove l'articolo 58 all'improvviso l'urgenza e te cambiano l'aula? Oh, e c'ha ragione, e pertanto io sono favorevole a quanto all'emendamento del consigliere. Grazie consigliere Patrono, altre dichiarazioni di voto, altre. Siamo ancora nella discussione. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, dichiarazione di voto sull'emendamento numero 3. Ci sono? Se non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole a questo emendamento? Riportate il cervello in aula, signori! L'avete mandato in trasferta! Ma che c'entra? Avete mandato in trasferta una cosa e poi mi lascia. Ma tu dimmi che l'emendamento non si nega a nessuno. Cercando di capire che voto alzate le mani, dove si sarà scritto nell'aula consigliare, ma non caro presidente, caro compagno di Italia, io sono defenso, allora l'emendamento viene approvato con 17 voti favorevoli, nessun contrario, e adesso passiamo alla votazione della delibera emendata con due emendamenti. Allora, è stata richiesta la votazione per appello nominale da parte di 4 consiglieri, quindi procediamo alla votazione sul corpo della delibera per appello nominale.
proprio lei che si sta facendo la votazione. Belisario! Scusi, ma quanti eventuali voti hanno tutti e tre? O già abbiamo votato? Sì, ma adesso la diritta delle persone. Ma bene, tre eventuali. Grazie, grazie, grazie. Presidente, mi ha chiamato. State concentrati. State, per favore, consigliere Poglia, state concentrati. Consigliere Belisario, Renassi, Caccamo, Caccamo non capito. Ma perché? Proprio Renassi ha seduto. È stato imposto. Carlos, seduto. Ciao. Presidente, è stato richiesto di iscrivere. Adesso passa. Cerpone. Estengo. Ciancio. Favorevole. Scofano. Mi astengo. Coia. Astenuto. Giuliano. Astenuto. Bugliotta. A favore. La Branca non c'è più. Lancia. Favorevole. Canotte. Astenuto. Lelli. Favorevole. Lenci. Astenuto. Matronova. Favorevole. Poli. Astenuto. Stelitano, favorevole. Trecine, favorevole. Tutino, astenuto. Villa, favorevole. Pitrotti, favorevole. Silenzio del lupo. Scusa, naturalmente oggi. Allora, la proposta di delibera. È stata accolta con 11 voti favorevoli, nessun contrario, e l'astensione dei consiglieri Poli, Carlos, Tutino, Lenci, Cofano, Enassi, Presidente Fantino, La Notte, Cerponi, Giuliano, Coglia. Allora, passiamo alla mozione presentata. Scusi, immediata seguibilità. Come? Ma tu come? Immediata seguibilità. È un indirizzo, non è un indirizzo, è un indirizzo consigliere per l'Italia. Allora, passiamo adesso al secondo punto dell'ordine del giorno. Allora, c'era una mozione presentata all'articolo 58. Chi è che illustra? Chi illustra la mozione? Illustro io, signor Presidente. Allora, sarò molto veloce. Sarò molto veloce perché ho presentato questa mozione. Ho presentato questa mozione con l'articolo 58 perché c'è una motivazione ben valida. Forse la prossima settimana si discuterà sull'argomento che riguarderà gli asili nido, già le commissioni si riuniranno lunedì, pertanto si prenderanno dei provvedimenti giusti e errati, ma senza, purtroppo qualcuno non sarà condiviso o condivisibile. Questa mozione tratta l'astensione per il pagamento dell'esenzione del pagamento della quota per il terzo figlio. Fino ad oggi la famiglia era tutelata con l'estensione del pagamento del terzo figlio, adesso si sta ventilando l'ipotesi che forse il terzo figlio non fa più parte della famiglia. Ma scusate Presidente, ma chi sono i suoi voti? No, ma parte gli spicciati. No, perché devono controllare. Noi stavamo tranquilli e poi dopo qui dice ci sono tutto. Io già mi stavo capendo, avevo messo a un cantuccio. Perché anche
Comunicazione, la proposta è delibera, appunto 11 voti a favore, nessun contrario e 11 astenuti. Quindi la maggioranza era 12, quindi la delibera non è stata approvata. Consigliere Rotondo, complimenti, sono contento, sono contento. Si va avanti, si va avanti. Nella dritta, si va avanti. Allora, ma non è qua, andate avanti, ora la prima Laura. Non è così, non è così, legga bene il regolamento. Allora, se diciamo, la prego, la non bisogna avere 12. Non bisogna avere 12 voti, non è questo. No, non bisogna avere 12 voti. Non è così. Non ci sono voti contrari. No, ma non è così. Vabbè, farete, e si farà così, ma no, la ricerco. Era acquisito a segretario generale. No, la delibera la passa comunque, ma la delibera non è così. Si farà un quesito al segretario generale. La delibera deve essere. Non è così. La delibera può passare anche contro, quindi contrari a essere. Non è stata raggiunta. Non è che ci voglia a favore. Mi dispiace, il tenore non è passata la delibera. Saremo a darne la riata. Non è morto nessuno. Ma è uguale, l'hanno fatto comunque, l'ho detto no, ma era, no, no, abbiamo fatto prima, non l'abbiamo fatto. Posso continuare? Perché questo significa che avete fallito proprio nel conteggio degli astenuti, dico, io prima ho votato favorevole e contrario. Se qualcuno se l'ho fatto prima, voi non l'avete fatto. Quindi quando l'avete fatto? Evitiamo, eh! Ripristiniamo la democrazia. Adesso Tutino puoi apparecchiarti. Ripristiniamo la democrazia. Puoi parlare all'aula, Tutino. Puoi evitare qualche commensale. Allora, voglio dire, posso procedere? A che senso ha? Vabbè, signori miei, questa è politica. A Ciancio, per cortesia. Questa è politica, Ciancio, consigliere Ciancio, io sto illustrando la delibera, la mozione, questa è politica, qualcuno ha fatto gli errori che non ha valutato bene l'estensione e il voto favorevole ed ecco cosa è successo. Ognuno si assume le sue responsabilità. Allora sto dicendo. Allora, siamo arrivati alle parole. Posso andare avanti? Allora questa mozione era soltanto perché si sta un po' dimenticando il valore della famiglia, cioè incrementando un po' di più su di loro le spese, che mi sembra una cosa un po' troppo eccessiva. Adesso una famiglia che ha tre figli penso che già ne faccia dei sacrifici e non credo che salviamo il Comune di Roma facendogli pagare la terza quota al terzo figlio. Non lo so, non lo dico io. Ah, lo so. Quindi non mi sembra un percorso. Comunque posso dire una cosa, siccome la mozione io la voglio soltanto parlare, non per marchettare, ma soltanto per parlare, ho visto che in commissione Lori Santorelli ha parlato molto bene di quello che sta succedendo, gli incontri che ci saranno la prossima settimana. Allora io chiedo alla commissione, peccato che l'assessore è venuto ad andare via, di magari di discuterla immediatamente intendo la vista della prossima commissione UPRE, che potrebbe essere quella di mercoledì, consigliere Ciancio, sia caro, e non ha perso la battaglia, non ha perso la guerra, sia tranquillo. Allora, e quindi se vogliamo ritrattare questo argomento, posso? Beh, posso.
Allora sto dicendo, se siete d'accordo, prima di ritirare, altrimenti andiamo al voto, vedo che non c'è l'atmosfera. No, scusate, può anche passare, perché sono sicuro che passa, perché non credo che passerebbe su questo. Però voglio essere un po' più, diciamo, più perfezionato un po' di più. Magari la stessa commissione della scuola, portarla mercoledì, se il consigliere Ciancio è d'accordo, per discutere, integrarla, perché sicuramente non si parlerà soltanto del terzo figlio, l'esenzione del terzo figlio, ma si sta cambiando addirittura del cambio degli orari sugli asili nido. Allora, siccome si parla addirittura di ridurre dalle 8 alle 14:30, io non riesco a capire in questo momento che le famiglie lavorano, perché io penso che i miei figli da solo ce la fanno, anche lei penso che debbano lavorare di due. Cioè finire il lavoro, cioè andare a prendere il bambino alle 2, alle 14 penso che sia un po' problematico per tutti. Si vuole fare cassa, troviamo il timore per fare cassa, si vuole risparmiare, vogliamo risparmiare su questa ristrutturazione di quest'aula che abbiamo discusso poc'anzi. Non risparmiamo sulla famiglia, perché la famiglia credo che in questo momento ha bisogno di sostegno, ha bisogno di aiuti, cosa che purtroppo dall'alto, dai poteri forti o dai poteri bassi non sta avvenendo. La famiglia più passa il tempo e più viene abbandonata a se stessa, la stiamo mandando alla deriva. Quindi cerchiamo di ritornare almeno su questo, non dico sulla ristrutturazione dell'aula perché ce ne può fino a un certo punto possiamo arrivarci, però su certi valori cerchiamo di essere un po' umili, non di mettere, perché ho detto io volevo portare al voto e poi essere una marchetta tranquillamente, ma non intendo farla. Io ci credo al valore della famiglia, io ci credo al sostentamento della famiglia e credo altrettanto che la famiglia debba essere aiutata. Perché specialmente, dico, in questo momento, specialmente chi ha tre figli, ma chi anche ne ha due deve essere meritevole, deve essere proprio, perché è un miracolo, una famiglia che fa tre figli in questo tempo, perché se credo che era parte degli extracomunitari che fanno 10, noi la famiglia italiana si ferma a uno perché ha paura del futuro, per due, e ma chi arriva a tre credo che non abbia paura è perché veramente crede nel valore della famiglia e quello che veramente vuol dire a tutti. Grazie. Grazie consigliere Patronova. Interventi? Ci sono interventi, consigliere Renzi, prego. Grazie Presidente. No, volevo ricordare al consigliere Patronova che già avevamo cominciato a affrontare questo discorso in commissione e già erano state già delineate un po' come volevamo intraprendere questo cammino, perché siamo tutti a favore. Quindi consiglio di riportarlo magari in commissione così possiamo fare un discorso più ampio. Grazie. La ritira, si porta in commissione. Il filmataggio non si fa quanto noi. Il filmataggio sta. Sì. Anche per il consigliere Catrone va? Va bene? Allora, questa va in commissione. Consiglio chiuso.